Buongiorno e benvenuti a questo convegno online sulla valorizzazione e promozione delle olive da tavola, evento organizzato nell'ambito del PSR Puglia 2014-2020, misura 1 sotto misura 1.2, a sostegno delle attività dimostrative e azioni di informazione all'interno e nell'ambito del piano operativo sulla biodiversità e le malattie emergenti. Ecco, per affrontare questa tematica sulla valorizzazione e promozione delle olive da tavola, avremo con noi oggi due ospiti. Il primo ospite è il professor Giuseppe Ferrara del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, il DISPA, dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, che ci tratterà due tematiche: una l'importanza della scelta varietale e l'altra la gestione eco-sostenibile. Il terzo intervento invece sarà affidato al professor Vincenzo Fucilli del Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, il DISAT, per affrontare invece l'importanza economica sulla valorizzazione e promozione delle olive da tavola. Do il mio benvenuto al professor Giuseppe Ferrara. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'introduzione. Le avvio la presentazione, vediamo un attimino se va o se le devo richiedere. No, al momento il file non è visibile. Ah, eccolo qui, perfetto. Ora lo Ok. vediamo perfettamente, quindi nel darle augurare una buona giornata e buona relazione, le lascio la parola. Ringrazio nuovamente per l'introduzione. E come accennato, oggi parleremo della valutazione, diciamo, della scelta varietale nell'ambito dell'olivo per varietà da utilizzare per il consumo, tra virgolette, fresco. E poi vedere anche un po' come può essere gestito in una maniera sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che chiaramente economico, un oliveto. Per quanto riguarda la scelta varietale, prima di introdurci, di addentrarci proprio nel dettaglio delle diverse cultivar che abbiamo di olivo, bisogna accennare un po' la storia, perché chiaramente non si apprezza, non si capisce anche l'importanza di alcune colture e di alcuni prodotti se non si conosce la storia. E sicuramente l'olivo ha una storia molto antica. Ci sono reperti che risalgono a circa anche diverse migliaia di anni prima della nascita di Cristo, soprattutto per esempio nella zona del vicino Oriente, vicino Medio Oriente, che attestano l'uso dell'olio ottenuto dalle olive a scopi alimentari e non solo. Cioè già dall'antichità c'erano anche altri utilizzi, ad esempio anche per unguenti molto antichi, basta leggersi molti testi dell'antichità per capire l'utilizzo dell'olio. L'olivo era coltivato fin da 3000 anni avanti Cristo, anche se la coltivazione si diffuse soprattutto circa 1000-2000 anni prima della nascita di Cristo, sempre nella zona del vicino Oriente. Quindi l'origine, anche la stessa presenza dell'olivo, risale a diverse migliaia di anni fa in quella che è la culla della civiltà dell'uomo. Quindi questo fa capire anche come la specie olivo e le olive erano importantissime per l'uomo, insieme ad altre specie importanti, quindi come la vite, il grano, il fico e il melograno. Quindi noi siamo cresciuti, la nostra cultura, la nostra società e si è evoluta insieme a queste specie da migliaia di anni. Ed ecco anche il motivo per cui dobbiamo chiaramente mantenere queste specie, che sono importanti, hanno accompagnato la nostra crescita. Molto spesso, ripeto, la scienza, i progressi della scienza devono andare di pari passo con gli aspetti sociali e culturali di una specie. Quindi non solo la cultura dell'olivo, ma anche la cultura. E a proposito di cultura dell'olivo, era importantissimo nel periodo nell'epoca greca e romana, durante anche l'impero romano, la coltivazione dell'olivo era presente in tutto il bacino del Mediterraneo. Quindi in Italia
e soprattutto nell'Italia meridionale, è giunta, diciamo, da diverse migliaia di anni e si è affermata ancora di più durante appunto il periodo greco-romano. Qua vedete appunto quando ci ricapiterà nuovamente di fare viaggi culturali e non solo culturali, potremmo avere l'occasione di andare in Campania a visitare anche molte ville antiche di epoca romana, dove vedete qua dei doglia, sono praticamente dei contenitori in terracotta molto grossi in cui si conservava l'olio. D'altronde, che questa tradizione, lo sappiamo, chi ha un po' qualche anno un po' di più rispetto forse a qualche studente, sa che in molte abitazioni c'erano delle cisterne, ci sono tuttora delle cisterne, in cui si conservava l'olio e il vino. Quindi questa è la tradizione antica, per avere durante tutto l'anno a disposizione l'olio. Poi sulla qualità, no? L'extravergine olio Evo e quant'altro, potremmo anche discutere su questi aspetti, però la conservazione, perché era un bene preziosissimo che andava utilizzato durante l'anno e anche nell'anno successivo, quindi a riparo, vedete, in questo caso nella terra o nel caso delle abitazioni che sono presenti in molti paesi della Puglia, in cisterne interrate per mantenere una condizione termica abbastanza stabile e chiaramente a riparo dalla luce per evitare i fenomeni poi di ossidazione e di danneggiamento. Oltre appunto a questo aspetto diciamo culinario, alimentare delle olive per l'olio, accanto a questo utilizzo alimentare c'è tutto un intreccio sociale, ecco quando vi parlo, no, dell'importanza, cioè una specie, una coltivazione è importante, cioè è evolvere appunto con l'uomo, ci accompagna in questa nostra evoluzione, talvolta non è un'evoluzione, sociale e culturale, perché ha anche altre implicazioni, non può avere soltanto una implicazione alimentare, ma è collegata chiaramente ad altri, tantissimi altri settori della società. Ad esempio, l'olivo è sempre stato simbolo di ricchezza, no? Chi aveva le piante d'olivo poteva produrre olio e l'olio era un bene, era una merce di scambio. Se uno produceva molto olio nell'antichità, le conservava nei contenitori, nelle ampolle, nelle cisterne o quello che è, era simbolo questo chiaramente di ricchezza, è simbolo anche di pace, come non dimenticare un oggetto a noi tanto caro che è appunto il ramoscello d'olivo portato dalla colomba, no? Ritrovamento durante ai tempi di Noè per tutta l'inondazione della terra, e quindi questa colomba che ritorna porta questo ramoscello di una speranza, una fiducia, o l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, o così, o per non pensare, lo stesso in quel periodo anche prima, all'utilizzo delle corone, no, dell'olivo per i vincitori dal tempo della Grecia, dei giochi olimpici, dei vincitori delle gare, quindi i vincitori della lotta, ad esempio, che tra l'altro, dobbiamo dire, si cospargevano anche di olio, di unguenti, no? Veniva utilizzato per indicare il vincitore, no? Dell'olivo. Quindi questo simbolo di ricchezza, di importanza, era molto utilizzato. Quindi questa storia, breve, molto riassunta chiaramente, ma ci sarebbe tanto da dire, quindi per farci apprezzare e capire l'importanza, è come non dobbiamo trascurare la coltivazione dell'olivo, anche nei momenti di difficoltà, come possono essere sicuramente questi momenti in cui appunto dobbiamo fronteggiare questa situazione della xylella, dei problemi, ma sicuramente ne usciremo, ne troveremo. L'olivo è una specie resistente, alla fine sopravvive da migliaia di anni, situazioni difficili ne ha affrontate e superate, sicuramente trovando delle varietà tolleranti o resistenti, trovando dei meccanismi, degli strumenti per controllare questa patologia, riusciremo anche ad andare avanti in questa situazione. La superficie, vedete qua, mondiale, negli ultimi anni, destinata all'olivicoltura, ha subito, diciamo, un incremento,
Questo soprattutto grazie all'applicazione in alcuni paesi, soprattutto la Spagna, ma anche qualche paese nordafricano, anche in Italia, dei sistemi super intensivi, quindi con un'alta densità chiaramente di piante, quindi una distanza ravvicinata di coltivazione. Però su questo eventualmente accenneremo qualcosa più avanti. Volevo accennare appunto all'importanza delle olive da mensa, che nell'ambito di tutta questa superficie e nell'ambito di una produzione mondiale, ci andiamo anche a livello nazionale, molto elevata, noi vedete, abbiamo in Italia oltre 2 milioni di tonnellate di olive da olio coltivate, quindi una quantità abbastanza notevole. L'Italia, sappiamo bene, il mio collega successivamente mi illustrerà meglio i dati statistici appunto delle produzioni, però di tutta questa produzione notevole, diciamo, alla fine si aggiungono per le olive da mensa soltanto, vedete, circa 76.000 tonnellate, una quantità che, come possiamo vedere, è soltanto del 3,6%. Quindi capiamo benissimo che la produzione di olive è destinata quasi esclusivamente all'ottenimento di olio per uso alimentare o anche, come vi ho detto, anche altri utilizzi. E solo una piccola parte è destinata alla produzione delle olive da mensa, produzione di olive da mensa che sono concentrate soprattutto in alcune regioni meridionali. Essenzialmente vedete la Sicilia, che produce quasi la metà delle olive da mensa italiane. Poi la Puglia si difende bene al secondo posto, e poi Calabria, Sardegna, Lazio e via via altre regioni con quantità chiaramente ridotte, con specialità chiaramente molto particolari. Dobbiamo dire che la produzione di olive da mentre la produzione di olive da olio e l'olio stesso oscilla notevolmente negli anni, questo sia per cause climatiche, cause di patogeni, la fisiologia stessa che vedremo poi dopo dell'alternanza nella produzione di olive. Per quanto riguarda invece le olive da mensa, diciamo che hanno un andamento invece più costante negli anni. Questo perché, diciamo, un po' i consumi sono abbastanza stabili, e forse qua appunto bisognerebbe ragionare per cercare di stimolare i consumi, ma i consumi si stimolano con innovazioni attraverso diverse politiche che non siano soltanto, no, che non riguardano soltanto gli aspetti agronomici produttivi, ma tanti altri. Buona parte delle olive da mensa sono consumate allo stato verde, quindi no, non mature, però diciamo un discreto consumo è destinato poi alle olive che si presentano, no, in fase di invaiatura o addirittura nere. Abbiamo diverse produzioni, diverse tipologie di produzione, quindi dal verde all'invaiato, al cangiante, al nero, nelle diverse regioni principali, soprattutto in questo caso parlo soprattutto di Puglia e Sicilia, che contribuiscono per un buon 60-70% alla produzione, insomma, insieme poi ad altre regioni, come abbiamo visto prima. Queste produzioni di olive da mensa, come vedremo, sono limitate in realtà a non moltissime varietà, anche perché se consideriamo la specie olivo, in realtà noi abbiamo tantissime varietà, o per meglio dire, forse in alcuni casi anche accessioni, proprio per questa sua origine antichissima dell'olivo. La coltivazione, incominciata fin da tempi remoti, ha portato, no, nei secoli allo sviluppo di tante nuove varietà, o anche da materiale, no, che facilmente veniva trasportato. Basta pensare ai naviganti, ai marinai fenici che hanno colonizzato buona parte del Mediterraneo, che portavano, no, materiale vegetale, semi, in diverse zone del Mediterraneo, in Sicilia, in Calabria, anche in Puglia, e quindi da là poi si sono originate nuove piante con
un'evoluzione stessa di questo materiale nel tempo, adattandosi ai diversi ambienti e presentando poi caratteristiche anche nel tempo, no, differenti, grazie anche all'incrocio, alla nascita, no, produzione di nuovi semi e nuove piante. Addirittura si pensa che le varietà, no, come in molte specie, d'altronde se voi andate a documentarlo o vi capita di trovare qualche informazione, possiamo vedere che per tutte queste specie antiche, no, vite, olivo, melograno, fico, possiamo parlare di centinaia veramente di accessioni, no? Quindi un germoplasma molto vasto. Però in realtà questa vastità è molto spesso una finta vastità, perché poi alla fine, per l'evoluzione, appunto, ritornando al termine evoluzione della nostra, dei sistemi di coltivazione che devono essere efficienti, produttivi, industriali, non ambientali, industriali, noi andiamo ad utilizzare poche varietà, lo vediamo anche, no, con lo stesso sistema superintensivo che richiede, diciamo, poche varietà che si possono adattare, ma lo stesso per la coltivazione, perché l'uomo, facendo una selezione, era, no, adesso parliamo di breeding, no, sentite anche a riguardo, no, di argomenti che ci toccano molto da vicino in quest'ultimo periodo, per la genetica, no, della selezione di materiali, no, per ottenere vaccini e quant'altro. L'uomo alla fine è stato un breeder, un genetista, il coltivatore, anche 2000 anni fa, era ante litteram un genetista, e quindi selezionava le piante, diceva: questa pianta produce molto, l'oliva matura prima, oppure riesco ad ottenere molto olio, quello che noi chiamiamo come resa di olio. Quindi ha portato a selezionare quelle più interessanti a coltivare. Poi, quando si ripresentava, nasceva una pianta, per caso per un seme, o c'era qualche mutazione eventualmente che poteva accadere, vedeva se era interessante la mantenere. E questo ha permesso la diffusione delle varietà più importanti. Vedete che, diciamo, che quelle più coltivate alla fine saranno alcune decine nel mondo. No, quindi nuovi sistemi, i nuovi impianti non si fanno certamente, no, con accessioni molto piccole o quasi sconosciute, ma con le varietà più note che sono ben descritte e hanno caratteristiche importanti. Però, appunto, non bisogna trascurare queste varietà, tra virgolette, minori, accessioni che sicuramente hanno dei caratteri molto importanti e che potrebbero essere utilizzate da olio o piuttosto appunto da mezza. Quindi le varietà di olivo, la pianta non è che noi abbiamo varietà da olio, varietà da mezza. L'olivo è quello, quella è la specie. Però chiaramente per caratteristiche possedute, no, da alcune varietà in particolare, possono essere destinate prevalentemente o quasi esclusivamente alla produzione di olio, oppure prevalentemente alla produzione da mezza, e quindi appunto i frutti di queste varietà vengono sottoposti a dei trattamenti per renderli idonei appunto a questo consumo, oppure quella che si dice duplice attitudine, cioè che possiamo utilizzare quella varietà per produrre olive da mezza e olive da olio. Tutte le varietà di olivo possono essere utilizzate per produrre olive da mezza o da olio. Chiaramente le caratteristiche di una varietà più idonea, più prona a una produzione da tavola, potranno inficiare i risultati dal punto di vista di olio, ad esempio un minor contenuto di grassi, quindi la resa più bassa, piuttosto quelle alcune da olio, per un contenuto, vedremo, molto alto di una sostanza particolare presente nelle olive, nelle foglie, nei rami, nei frutti, l'oleuropeina, che è un glucoside cianogenico, e che quindi dà quel senso di amaro. Quindi ci sono varietà che posseggono meno di questa sostanza e altre che ne posseggono di più. E chiaramente una varietà che contiene una dose elevata di oleuropeina sarà abbastanza sgradevole. Il trattamento che dobbiamo utilizzare sarà più forte o raccogliere eventualmente a maturazione molto inoltrata, in cui chiaramente quando l'oliva matura questa oleuropeina viene degradata, si riduce, e quindi l'oliva è più facilmente utilizzabile per il consumo da tavola. Vediamo qua chiaramente alcune varietà, perché diciamo, dobbiamo dire
molto è stato fatto a livello regionale, ma anche interregionale, grazie a progetti che risalgono anche a diversi anni fa e fino a quelli più recenti, quindi parliamo dall'Olviva, ai progetti biodiversità, che sono stati meritori per recuperare e descrivere molte di queste varietà accessioni, alcune anche quasi semi abbandonate, limitate a veramente pochissime piante, perché chiaramente alcune adesso ci stiamo accorgendo, forse diciamo che il consumatore, il pubblico si accorge l'importanza di queste varietà, no, accessioni minori, perché anche se una varietà di olivo non è interessante, no, per la produzione, potrebbe essere utile per il materiale genetico che c'è, perché se noi perdiamo varietà, noi andiamo a ridurre la variabilità genetica e quei geni che sono presenti, quel pool, come si definisce, quel pool genico che è presente in tutto il germoplasma olivico, può essere utilizzato poi per fronteggiare problemi che possono essere problemi fitosanitari, quindi ci possono essere delle accessioni anche minoritarie che presentano dei geni che possono conferire una resistenza, una tolleranza anche a malattie nuove, nominiamo la xylella ad esempio, piuttosto che resistenze ad alte temperature, a situazioni di carenze idriche, quindi per fronteggiare i cambiamenti climatici. Quindi ecco perché l'importanza di mantenere il germoplasma, di conservare, perché anche se dal punto di vista produttivo può non essere interessante, e su questo insomma poi ci possono essere anche, diciamo anche in questo caso, varietà che invece potrebbero presentare delle peculiarità per contenuto di alcune sostanze, per il contenuto ad esempio di zuccheri piuttosto che per un basso contenuto di oleopeina, per le dimensioni, per l'epoca di maturazione, però possiamo ottenere, come vi ho detto, delle resistenze. Quindi è che è importante mantenere questa variabilità. Poi chiaramente in coltivazione noi metteremo quelle che riteniamo più idonee, però certamente alcune varietà possono anche essere recuperate e utilizzate per consumi, per produzione di prodotti particolari, no? In cui chiaramente possono essere esaltate queste peculiarità. Vediamo qua, appunto, come vi ho detto, alcune varietà a tavola, come Ascolana, alcune che conosciamo, quelle più note, dalla Ascolana Tenera, Bella di Cerignuore, Dolce di Cassano, Nolca, Pasola, Sant'Agostino, Termite, da Olio, le Celline, la Paisana, la Cima di Mola, la Pizzuta, l'Ogliarola Leccese, l'Ogliarola Garganica, duplice attitudine, diciamo così, ma anche questa divisione, diciamo, può essere anche ridefinita, perché vi ho detto, insomma, alla fine sono divisioni molto particolari, quindi Cazzini, Maiatica, Peranzana, Pisciolene, Itrana, vedete un po' anche le dimensioni, no? Come possono cambiare da una Dolce di Cassano. Ogni quadratino di questo, se riuscite a vedere, sono 2 centimetri, all'Ogliarola del Salento, insomma. Anche questo poi porta a definire quanto un'oliva sia più utilizzata prevalentemente per la produzione di olio, oltre a quelle caratteristiche che vi ho detto prima, piuttosto che al consumo fresco, come l'uva da taro. No, certamente si privilegia anche in quel caso una produzione per il consumo fresco, quando gli acini, le bacche, sono di dimensioni 5, 6, 8, 10 grammi, piuttosto che 1 grammo o 2 grammi delle uve alla vigna. Insomma, l'occhio vuole la sua parte. Se si consuma con gli occhi per il consumo fresco, deve avere una appeal, che sia l'oliva, che sia l'acino d'uva. Qua vedete appunto le cultivar, come vi ho detto, di tutta quella marea di germoplasma che noi abbiamo, alla fine quelle coltivate su una superficie interessante sono abbastanza ridotte. Parlando appunto delle olive da tavola, queste olive devono avere delle caratteristiche molto precise, molto peculiari, perché appunto, come vi ho detto, se si compra con gli occhi deve essere una bella oliva, quando si compra per il consumo tal quale o tramite trattamenti, perché poi ho detto possiamo utilizzare l'invenzione dell'uomo, la fantasia, la peculiarità, perché ripeto, noi italiani, no, non abbiamo molte risorse naturali, quindi dobbiamo fondare il nostro successo nei secoli sulle nostre capacità organizzative, sulle nostre capacità di inventive, e quindi utilizzare questi
prodotti non solo tal quali, ma anche trasformati, facendo tante creme, estratti e quant'altro. Quindi in quel caso, chiaramente, non è la forma dell'oliva, le dimensioni dell'oliva, ma come la andiamo a presentare con la trasformazione, quindi deve avere un sapore, delle caratteristiche che devono intrigare il consumatore, che quindi assaggiando quel prodotto, provando quella crema emolliente, qualcosa, avrà dei risultati positivi o gradirà chiaramente quel gusto e quindi ritornerà. Andiamo ad affezionare quindi il consumatore. Dobbiamo fare come, in un certo senso, per alcuni prodotti si fa per quanto riguarda quello che tutti voi, noi e voi conoscete, no? Per quanto riguarda le piattaforme di streaming, quando si stabiliscono delle nuove serie TV, in America che cosa fanno? Lanciano la serie pilota, quindi mandano un episodio, vedono, se c'è un gradimento elevato, incominciano a produrre. Lo stesso si deve fare per i prodotti trasformati, no? Che derivano dalla terra. Quindi si prova a lanciare un prodotto pilota, no, ottenuto dalle olive, si lancia in qualche mercato, in qualche situazione, se si gradisce, si può andare, insomma, se il consumatore gradisce ce l'ha qui, si può puntare a produzioni chiaramente su più larga scala. Quindi nell'ambito delle olive da tavola, caratteri importanti sono ad esempio la pezzatura, che deve essere grossa, vedete, insomma, olive belle di dimensione, no? Di 2, 3, 4, 5 cm, no? Di lunghezza, un paio di centimetri di larghezza, allungata, rotonda, più oblonga. Poi è importante la resa in polpa elevata, vedete, questa è la polpa. E qua chiaramente abbiamo un nocciolo. Generalmente devono avere un elevato rapporto anche polpa-nocciolo, no? Quindi questa polpa, lo strato di polpa deve essere abbastanza spesso. E l'endocarpo generalmente più piccolo, anche se su molte varietà di oliva da mensa noi abbiamo un nocciolo anche abbastanza notevole di dimensioni, che d'altronde la presenza, sapete che nel nocciolo c'è l'embrione, no? Cioè, che attiva le sostanze nutritive, che favorisce d'altronde la crescita della stessa drupa dell'oliva. La polpa generalmente tenera, non troppo fibrosa, anche se ci sono varietà che presentano una certa fibrosità, però insomma quella anche si può ridurre tramite appunto alcune lavorazioni che possono essere fatte, insomma anche immaginiamo delle olive in forno. Deve essere resistente poi l'oliva alla manipolazione, perché non è come l'oliva da olio che verrà chiaramente destinata alla poi lavorazione nei frantoi, no? Con le molasse o i martelli o quello che è, e quindi che sia ammaccata, che non... che presenti insomma sulla superficie dei danni, no, importa poco, anzi poi in quel caso chiaramente è molto più tollerabile, ad esempio anche l'incidenza delle problemi fitosanitari, pensiamo, no, alla tignola piuttosto che alla mosca delle olive. Chiaramente se uno va a mangiare, se voi vi andate a fare un aperitivo entro una certa ora, chiaramente visto i limiti, un aperitivo, una pericena, no, la sera o la mattina, un aperitivo il sabato e la domenica, mantenendo tutte le distanze, è chiaro che l'oliva deve essere integra, non volete vedere un'ammaccatura, una puntura di mosca, quindi questo è importantissimo, la parte estetica, quindi anche gli interventi, il solito intervento per mantenere il prodotto idoneo alla commercializzazione, avere un buon successo, sono molto più bassi. Quindi resistenza poi anche chiaramente al trasporto, trasformazioni e quant'altro. Generalmente un basso contenuto di acidi grassi. Questo diciamo è vero in parte, perché poi ci sono delle varietà che hanno tendenzialmente, geneticamente, un contenuto di acidi grassi più basso, quindi si prestano bene a determinate lavorazioni, in verde ad esempio. Altre varietà utilizzate anche da mensa, che però invece presentano un contenuto di grassi, però ciò non toglie che possono essere utilizzate, quindi anche in verde, in variate, oppure anche completamente nere. Certo, dal punto di vista dietetico, il discorso diventa diverso se una varietà presenta un 10-12% di acidi grassi rispetto ad un'altra, sul peso fresco, sto parlando dell'oliva, rispetto ad una varietà che noi andiamo a mangiare presenta un 20%, anche più, del contenuto di acido grasso. Sicuramente, insomma, anche nell'ambito della dietetica,
di gestione nell'ambito dietetico avrà un'incidenza anche sul sapore diverso, però appunto questo non va a inficiare troppo l'utilizzo dell'olio. Però uno potrebbe anche distinguere o valorizzare sul mercato questo aspetto. Dice che questa oliva ha un contenuto di acidi grassi molto basso e quindi lo può utilizzare anche, no, nell'etichetta, quello che parlavo anche l'occhio vuole la sua parte, ma no? Si parla tanto di utilizzo di prodotti, tra virgolette, con un ridotto anche input, no? Alcune volte di alcune componenti come possono essere i grassi, per quanto stiamo parlando di grassi vegetali, quindi generalmente molto spesso anche di acidi grassi insaturi, quindi che non fanno male, però uno se vuole per la sua alimentazione o per una dieta che fa assorbire, diciamo, apportare appunto un minor contenuto di grassi, questo può far, si possono utilizzare appunto alcune determinate olive da mensa e questo può essere valorizzato sulla commercializzazione. Un buon contenuto di zuccheri, no? Anche se sull'olivo non è che stiamo parlando del cachi, non è che stiamo parlando dell'uva, parliamo di zuccheri in quantità molto più ridotte, parliamo di una percentuale del 2-3%. Quindi parlare anche quando poi dopo faremo riferimento a olive dolci, prendetelo con le pinze, perché se consideriamo soltanto il contenuto di zuccheri riduttori, il contenuto è veramente bassissimo rispetto a qualunque altra frutta che noi utilizziamo per il consumo fresco. Però si parla di olive dolci perché è un po' più alto il contenuto di zuccheri e poi soprattutto, vedete, contiene in minor misura determinate sostanze che danno quell'amaro. Però gli zuccheri poi sono molto importanti per poter avviare appunto quelle fermentazioni, quei processi fermentativi che portano poi alla trasformazione, al consumo dell'oliva non tal quale. Qua vediamo appunto un po' di olive che possiamo utilizzare, no, per il consumo a frutto verde, vedete sono olive di notevoli dimensioni, di una buona pezzatura, il nocciolo molto spesso è di dimensioni anche non trascurabili, però la polpa ha chiaramente un peso notevole ed è abbastanza spessa. Alcune volte i noccioli possono presentare, diciamo, dalla zona, il mucrone, la zona più appuntita che potrebbe dare un po' fastidio nel corso della masticazione alla lingua, insomma, perché potrebbe pungere, no? Come anche la nocellare, piuttosto ad esempio che della scollanatela o della nocellare del belice, in cui vedete la parte apicale dell'endocardio del nocciolo è un po' più arrotondata, poi alcuni sono un po' più rugosi, altri un po' più lisci, però queste sono caratteristiche anatomiche, però importanti quando si mangia un frutto, perché danno una sensazione che può essere più o meno, a parte la polpa, più o meno gradevole nel corso della masticazione. Quindi vedete varietà che possono poi essere utilizzate, ad esempio, per il consumo in fase di invaiatura, come viene detto tecnicamente, cangiante, quindi quando incomincia a perdere il frutto la clorofilla. Quindi in un certo senso si riduce anche l'oleopeina, quindi un po' l'amaro si riduce, si accumulano dei pigmenti antocianici che quindi danno quel colore. E quindi queste olive possono essere utilizzate anche queste per la trasformazione in salamoia, quindi sotto soluzione salina, piuttosto che anche tal quale saltate in padella, cucinate, no? Anche come con altre produzioni. Quindi ad esempio pensiamo a valorizzare queste produzioni, queste olive, non solo per mangiare tal quale, è come contorno di tante pietanze che possiamo avere, ma anche insieme, no? Come co cottura con altri prodotti che possono essere carni, no? Che possono essere anche verdure. Quindi pensare, no, a livello proprio anche di ricette, a utilizzare queste produzioni in combinazione ad altri prodotti della nostra terra per valorizzare, no, questi prodotti o a preparare dei piatti
che risaltano i sapori dell'uno e dell'altro. Immaginiamo, no, di utilizzare queste, fare una caprese in versione pugliese, no? Quindi con la mozzarella e i pomodori, e anche queste olive, quindi il dolce poi della mozzarella, che viene anche il contrasto che si esalta con le olive saltate in padella, che per quanto dolci, vi ripeto, hanno comunque quell'europeina, quell'amaro di sottofondo, che però si sposa, insomma, con la dolcezza alcune volte di una burrata, di una mozzarella, questo per dire. Però possono essere idee, appunto, per ampliare l'utilizzo del prodotto, perché questo è l'aspetto fondamentale, pensare a utilizzi variabili del prodotto, perché così possiamo utilizzare anche tante varietà che all'inizio si pensava, uno dice vabbè, le utilizzo per la produzione di olio, però in una fase cangiante, attraverso alcuni trattamenti o cotture, possono essere utilizzate anche in altre pietanze. Varietà poi ad esempio utilizzate prevalentemente per quando sono mature, quindi quando praticamente hanno perso tutta la clorofilla, sono diventate nere, si sono arricchite di questi pigmenti, e quindi ne abbiamo diversi. Come vedete, generalmente la dimensione in questi casi tende un po' a diminuire della drupa. Vedete varietà locali, ce ne sono anche, no? Varietà straniere, soprattutto greche, calamata, conservoglia, varietà pugliesi, ma anche siciliane, insomma, come la giarraffa. Vedete qua la nolca, la pasola, la cazzinicchio, peranzana, insomma, tutte olive che possono essere utilizzate anche per il nero, anche la stessa coratina, insomma, piuttosto che l'olio arola salentina, no? Trattate, possono essere messe, immaginiamo nel Salento, nelle pucce, con il nocciolo, oppure per evitare i rischi di problemi ai denti, anche le nocciolate si possono utilizzare. Abbiamo poi un ristrettissimo gruppo, qua se parliamo abbiamo visto un poco più del 3% di olive da tavola nell'ambito del panorama olivicolo italiano. Se consideriamo le olive dolci, diciamo, sono quasi una rarità. In questo caso io parlo, mi sto riferendo a olive dolci nel più stretto termine del senso, del termine, perché chiaramente molto spesso erroneamente si parla di olive dolci anche riferendosi a molte varietà che abbiamo presentato prima, che vengono utilizzate, no? La mele, piuttosto la dolce di Cassano. In realtà ci sono, diciamo, ridottissime, pochissime accessioni derivate probabilmente da qualche mutazione di geni, che risultano avere, questo ad esempio in questo caso vediamo qua, una caratteristica peculiare, che hanno un contenuto bassissimo di olio europeina, un contenuto di zuccheri discreto, parliamo, vi ricordo, sempre di olive, non di altre frutte, quindi stiamo sempre sul 3-4%, insomma, nella migliore delle ipotesi, che addirittura possono essere consumate tal quale, in questo caso senza consumarle in padella, senza fare dei trattamenti in salamoia, sottosale, piuttosto che appunto con fermentazioni varie, ma addirittura possono essere consumate tal quale, cioè raccogliamo l'oliva come un qualsiasi altro frutto e io la posso consumare tal quale durante un aperitivo, no? Per un contorno, come un'altra frutta. Chiaramente non avrà la dolcezza e quel gradimento che può avere un comune altro frutto, perché comunque di fondo un po' di amaro c'è presente, perché quella è nella genetica, l'oliva presenta questa caratteristica anche un po' per difendersi dai, tra virgolette, predatori, gli animali. Ecco perché è molto ricca, soprattutto quando è verde, perché così gli erbivori non si vanno a mangiare le olive, no? Prima che l'embrione si sia formato e raggiunga le dimensioni, ma poi si riduce questo contenuto quando l'oliva è matura, quindi anche se viene mangiata da una capra, no? Da una pecora o qualsiasi altro animale, poi viene espulso il seme, ma il seme è il nocciolo, ma il seme è maturo, è pronto, e quindi può nascere
una nuova pianta e quindi, tra virgolette, una nuova varietà che può presentare delle caratteristiche. In questo caso, queste olive presentano proprio questa dolcezza, quindi chiaramente il materiale di queste è praticamente scarsissimo in Puglia, ma in generale anche nel mondo di queste cose, perché chiaramente sono, ho detto come si sono evolute e non sono state utilizzate perché la gran parte delle olive appunto veniva impiegate per la produzione di olio, però può essere un aspetto interessante a breve, insomma. Avremo anche una divulgazione dei dati appunto su questo interessante prodotto che può occupare una fetta importante di mercato. Vediamo adesso appunto qualche caratteristica produttiva, no, merceologica di alcune di queste varietà. No, abbiamo parlato di aspetti importanti, vedete qua alcune varietà come Bella di Cerignola, Cerasella, Mele, Sant'Agostino, Termite. Vedete un po' il peso, possiamo avere varietà molto grosse, la Bella di Cerignola, no? La Sant'Agostino, vedete, 10-11 grammi, no? A valori anche più bassi. L'apporto polpa-nocciolo anche è molto elevato, vedete, tra il 7, 10, 12, no? Soprattutto la Sant'Agostino, quindi una polpa molto grande, un nocciolo generalmente un po' più piccolo rispetto alle altre varietà. E qua vediamo la resa in polpa, no? Quindi quando uno va a mangiare, chiaramente più sente la polpa e il nocciolo è minore, chiaramente questo è di molto gradimento. Se noi andiamo a mangiare poi un'oliva che subito sentiamo il nocciolo, come possono essere, no, molto spesso alcune varietà, tra virgolette, con frutto più piccolo, più destinate alla produzione di olio, no? Quindi la polpa è molto ridotta, quindi quella sensazione gradevole è molto più limitata. E vediamo poi qua quelle caratteristiche che vi ho elencato nella slide precedenti, no? La percentuale di grassi che può essere anche bassa in alcune varietà come la Bella di Cerignola, piuttosto anche che la Cerasella, è molto alta anche in altri. Questo poi influisce anche sul sapore stesso dell'oliva. Quindi è chiaro che possiamo capire, no? Un'oliva, una Bella di Cerignola prevalentemente consumata verde, ma una mele anche cangiante che quindi dà quella corposità e si può unire, no, a belle cucine con funghi, no, con cacciagione o altra carne che può fungere, no, quindi in un piatto bello ricco con una combinazione di grassi vegetali e di grassi animali. Vedete, di zuccheri invece abbiamo una concentrazione insomma dal 2 al 3% più o meno. Chiaramente noi percepiamo, vi ho detto, molto spesso la dolcezza, talvolta non per il contenuto di zucchero, perché talvolta ci sono varietà di olivo, varietà di frutta, che sono molto più ricche di zucchero, però noi le percepiamo come poco dolci, perché hanno presenti delle sostanze, gli acidi, nel caso di alcuna frutta, sostanze diciamo amarognole o lupeina nel caso delle olive, che mascherano quella dolcezza e quindi è quell'amaro, quell'acido molto spesso che nella frutta ci fa sentire una sensazione, no, di poca dolcezza, ma talvolta alcuni frutti che invece noi mangiamo la stessa porzione, noi assimiliamo più zuccheri in quei frutti che ci sembrano non dolci, piuttosto rispetto a quelli più dolci, che soltanto perché avevano un contenuto di acidi più basso. In questo caso, no, può essere, noi abbiamo poi varietà, tra virgolette, definite tecnicamente dolci che hanno un contenuto di zuccheri più basso, ma noi li percepiamo più dolci perché appunto l'europeina è molto più bassa. Qua in questa vedete invece dei valori, insomma, che non mi sto a tediare scendendo troppo nel dettaglio di questi valori, però vedete molte varietà che vengono utilizzate più o meno in bassa misura o in larga misura per la mensa, trasformati o non trasformati, con la seconda delle trasformazioni, e vedete come i parametri, no, possono oscillare. Qua vedete i valori medi sotto la base, dove abbiamo un peso dell'oliva, vedete, notevolmente, bello alto, insomma, stiamo mediamente sui 7 grammi, con valori molto alti per Sant'Agostino, piuttosto la Giarrafa, la Bella di Cerignola, altri più bassi, insomma, come possono essere, ad esempio, come si chiama, anche la mela, insomma, non è enorme, la nolca,
la Pasola piuttosto che la Cerasella e così via. Vediamo il peso del nocciolo, no? Anche non eccessivo, il peso della polpa, il rapporto polpa-nocciolo, come vi ho detto, che deve essere molto elevato per far apprezzare dal consumatore, oppure se dobbiamo fare poi dei patè, no? Di olive, chiaramente più polpa ci abbiamo, più la resa è significativa, insomma, per queste olive. Vedete la resa in polpa, l'umidità, i grassi sul peso fresco, vedete, mediamente abbastanza alti, però possiamo avere oscillazioni notevoli con varietà che presentano un contenuto di grassi, no? Molto più alti, quindi come vi dicevo, possono essere abbinati in determinate, no, diete con combinazioni da unire a particolari pietanze, piuttosto che altre varietà che hanno contenuti invece in grasso più basso, dal 10 al 15 o anche meno talvolta, insomma in alcune olive verdi raccolte per la trasformazione, talvolta in certe annate abbiamo anche un contenuto di grassi molto basso, sotto il 10%, e quindi per determinati consumi oppure abbinate, no, a determinati piatti leggeri, quindi con un'assimilazione di acidi grassi più limitata. Ma va chiaramente la resa sul secco, gli zuccheri, vedete, insomma, abbiamo un contenuto comunque ottimo per l'olivo. L'acidità espressa come acido citrico, in questo caso, non è molto elevata nel range delle altre specie. Qua vediamo invece un po' più gli aspetti produttivi, in questo caso di una prova che era stata condotta alcuni anni fa, e vediamo insomma anche importante la resa che ci può essere per piante che può essere variabile, chiaramente, perché qua poi è importante considerare poi anche lo sviluppo della pianta, l'efficienza produttiva, però diciamo, sono dettagli un po' tecnici, e vediamo che alcune varietà, come la bella di Cerignola, ha un'efficienza produttiva molto alta, quindi il rapporto tra produzione e legno, tra virgolette, sviluppo della massa legnosa è molto alta rispetto, no, ad alcune varietà come la Scolana Tenera piuttosto che la Siciliana Tonda Ivrea, insomma, o la Conservoglia Greca, in cui questo è molto più basso. Poi vedete un po' altri sempre aspetti produttivi. Qua vediamo poi un altro aspetto importante delle caratteristiche merceologiche delle olive. Qua possiamo vedere il periodo in cui sono state raccolte, ad esempio la mele, la peranzana, la termite, la bella di Cerignola, e le caratteristiche quando consideriamo l'oliva intera, quindi includendo il nocciolo, è soltanto la polpa. Qua vedete appunto il peso, no, variabile dell'oliva e della polpa, ma possiamo vedere anche se consideriamo soltanto la polpa, come quello che dicevo, l'importanza appunto di alcune caratteristiche chimiche dell'oliva. Quindi vediamo praticamente il contenuto di grassi, come vi dicevo, no, come può essere variabile. Quindi vedete, raccogliendolo più o meno verso ottobre-novembre, guardate, dalle analisi abbiamo una variabilità notevole del contenuto di grassi. Ecco perché poi alla fine uno dice, vabbè, destiniamo alla fine l'uomo nel tempo, nella sua saggezza tecnica, nella sua saggezza, no, empirica, pratica di quello che riscontrava, destinava poi alcune olive, alcune varietà a una destinazione piuttosto che un'altra, perché vedevo una resa in olio più alta in alcune varietà rispetto ad altre, oppure lo utilizzava a seconda delle produzioni, sia per produrre olive per il consumo e che sia per produrre olio. Vedete qua poi i zuccheri, l'acidità e quant'altro. Quindi per tutte queste varietà che abbiamo visto, no, le possiamo utilizzare in diversi modi, e possiamo chiaramente, a seconda dell'utilizzo, che sia verde, cangiante, no, dobbiamo chiaramente raccogliere al momento opportuno della destinazione del prodotto, e quindi poi le possiamo conservare o utilizzare verde in salamoia, no, piuttosto che in soda, nere in salamoia, nere poi sotto il sale secco, infornate, vi ho detto, al pane e cose, per fare patè,
per fare creme o per consumarle tal quali cucinate in forno, piuttosto che in padella con il pomodoro e il peperoncino, insieme con carni bianche, con carne di pecora, nelle pignate. C'è veramente di tutto e di più. Bisogna chiaramente, in questo caso appunto, l'indicazione che io posso dare è quello che si possono recuperare sicuramente alcune delle accessioni, recuperare e valorizzare anche altre per un utilizzo, no, anche per il consumo, tra virgolette, trasformato, perché possono essere utilizzate. Anche non ci sono eccessive limitazioni, insomma, a molte varietà, a meno che, come vi ho detto, non siano molto ricche di oleoperina e quindi chiaramente quell'amaro può risultare sgradevole ad alcuni consumatori, soprattutto diciamo consumatori, se andiamo fuori anche dalla regione Puglia, consumatori presenti soprattutto in certi mercati dei paesi, no, di alcune zone del Mediterraneo, piuttosto dei mercati orientali che gradiscono invece prodotti un po' più dolci. Qua vediamo ancora altre foto, no, di olive raccolte sempre verdi per vedere meglio le dimensioni, no? Siciliane, greche, ecco. Qua vediamo quindi alcune delle più importanti attualmente utilizzate, un panorama varietale che, come possiamo vedere, nonostante quello che vi ho detto, un ventaglio di varietà molto ampio, in realtà poi alla fine risulta limitato a poche varietà. Insomma, poi su alcune ci sono chiaramente le DOP, insomma quelle 3-4 DOP che ci sono per il consumo da tavola. Qua vediamo alcune pugliesi, la Bella di Cerignolo, utilizzata, come indica il colore, è quasi esclusivamente per il consumo in verde, la mele, che come di dimensioni più piccoli, che può essere utilizzata soprattutto appunto come oliva cangiante, può essere anche denocciolata in modo da avere anche un consumo più facile, perché chiaramente la denocciolatura può essere sicuramente una tecnica da adottare per favorire, no, il consumo delle olive, la peranzana. Vedete, per olive nere, a termine di vitetto, lo stesso come oliva cangiante, anche se in parte anche verde, la Sant'Agostino per la sua pezzatura, la buona resa, insomma, è come la Bella di Cerignola, anche il contenuto in grassi non elevato, va bene per il consumo verde, lavorata generalmente in soda, quindi come aperitivi, no, molto buona. Anche per questo bisogna valorizzare e esaltare, ad esempio, il basso contenuto di grassi, che è importante, un appeal commerciale. Perché, come vi dicevo, e poi il collega dopo ne parlerà sicuramente in maniera più dettagliata, l'azione promozionale, il marketing, l'offerta del prodotto, esaltare alcune caratteristiche nutrizionali, alcune caratteristiche dietetiche, è importante per vendere il prodotto. Non possiamo soltanto, noi non possiamo contare soltanto, no, sulla produzione, abbiamo queste varietà buone con le caratteristiche, ma le caratteristiche devono essere esaltate. Uno può essere bravo di tutte le competenze che ha, però se non viene esaltato, se non viene messo sul mercato esaltando queste competenze, queste peculiarità, rimane sempre un prodotto molto limitato che non avrà mai una diffusione. E diffusione poi intendo introiti economici per chi le produce, per chi le trasforma. Nelle varietà da tavola, poi importante chiaramente la raccolta. Sappiamo che nell'olivo possiamo avere una raccolta manuale, agevolata, no, con ganci, pettini, no, oppure meccanica, con dagli scuotitori di branche e tronchi fino al caso dei sistemi super intensivi, anche con vendemmiatrici che hanno preso spunto chiaramente dalle vendemmiatrici utilizzate nei vigneti. Però chiaramente quando parliamo di olive da mensa, insomma, generalmente la raccolta può essere manuale barra agevolata, insomma, perché appunto parliamo di olive verdi, dobbiamo cercare di non danneggiare, perché gli urti possono determinare la rottura delle cellule che sono presenti, come vi ho fatto vedere prima, in quella polpa, proprio nell'epidermide, ma anche sotto la polpa. Quindi poi, rompendosi le cellule per l'urto, chiaramente escono le sostanze fenoliche, e
tra cui appunto quelli che danno anche quell'amaro, quella sensazione particolare, quindi si ossidano e si imbruniscono, e chiaramente il consumatore, poi vedendo una cosa del genere, non va a scartarla, e quindi noi in realtà dobbiamo fidelizzare il consumatore, far vedere che il prodotto è buono, di qualità, integro, no? E quindi chiaramente fidelizzare il nostro consumatore su quel prodotto. E quindi generalmente viene utilizzata una raccolta, no, agevolata, in modo da avere delle olive buone. E poi appunto quello che vi dicevo degli aspetti nutrizionali. No, vediamo qua delle olive, a seconda che siano verdi, nere, verdi in soda, diciamo, piuttosto che in salamoia, abbiamo chiaramente, vedete, come un notevole contenuto di acqua, come tutta la frutta, quindi importante anche, no? Come fonte di acqua per idratarsi, però un contenuto, vedete, in questo caso generalmente basso, vabbè, ho detto anche un po' più alto dell'1, possiamo avere anche fino a 2-3 grammi per alcune varietà. Chiaramente nelle olive più disidratate la percentuale aumenta, perché il contenuto di acqua si riduce. Il contenuto di grassi, vedete, può essere anche questo molto variabile, no? Da olive più quelle nere conservate, o di varietà, come vi ho fatto vedere, che presentano un contenuto di acidi grassi più elevato, ad altre, no? Come la Bella di Cerignola, la Sant'Agostino e altre ancora, con un contenuto più basso. Vedete però, importante, che l'apporto energetico delle olive verdi non è elevatissimo, quindi ben si sposa, insomma, con nell'ambito di quella che è definita e apprezzata in tutto il mondo come dieta mediterranea. Importante anche l'aspetto di alcuni elementi minerali, tra cui il calcio, importante tutta la frutta, anche nell'ambito delle olive, e quindi poi il fosforo. La presenza di fibre, molto importante, no? Nelle olive che vengono consumate tal quali, quindi importante per l'attività intestinale. Quindi dopo questo excursus sulle varietà, vediamo un pochettino, no? Andare a monte. Noi abbiamo visto la produzione, i prodotti che possono essere utilizzati. Qua vi ho detto che bisogna lasciare e dare sfogo anche alla fantasia, alla possibilità, in sinergia tra i produttori, i trasformatori di olive, con altri produttori, con altre aziende che ci sono nell'ambito della Puglia, per fare un mix di prodotti che porta vantaggi sia agli uni che agli altri, quindi vendere, diciamo, diversi prodotti, abbinando anche, come vi ho detto, le caratteristiche nutrizionali di uno e dell'altro, quindi ho detto delle cucine, delle pietanze, dalle creme agli estratti, oltre al fatto, ad esempio, di utilizzare anche degli unguenti, delle creme, delle sostanze che possono essere estratte per emollienti nei saponi. Diciamo, le possibilità sono tantissime. Per quanto riguarda invece andare a fare un passo indietro nella gestione di questo oliveto, no, utilizzato per la produzione di olive da mensa, come sappiamo benissimo, no, l'olivo, come tutte le specie da arboreo e da frutto, presenta un'alternanza che può essere più o meno evidente, e può essere più o meno ridotta a seconda degli interventi. Però l'alternanza è una caratteristica genetica insita nell'ambito delle specie arboree da frutto. Perché quindi una pianta generalmente un anno impiega le sue risorse, soprattutto per produrre i fiori, i frutti, e quindi disseminare i semi. L'anno dopo generalmente meno di queste risorse per i frutti, e un po' più per sviluppare la vegetazione, su cui produrre. Chiaramente non è regolare, talvolta non abbiamo quella regolarità, un anno di carica, quello che viene detto on, come dicono gli anglosassoni, un anno di scarica, oppure off, come viene definito. Possiamo avere anche 2 anni più alti, un anno più basso, poi scende. È una regolarità. Perché dicevo? Perché è un'esigenza per bilanciare i suoi nutrienti. La pianta non può sforzarsi a produrre ogni anno frutti di notevole quantità, altrimenti va poi in una situazione di un deperimento brevissimo. È come se gli animali stessero sempre in calore. Lo sapete bene che ci abbiamo dei periodi dell'anno, perché chiaramente produrre dei figli, no, della progenie anche per gli animali, impiega energia. Quindi ci sono dei periodi in cui è calore e degli altri in cui non è calore.
E lo stesso possiamo trasferirlo nell'ambito delle piante, quindi questa alternanza. Poi chiaramente l'uomo ha cercato di ridurre, no, queste, riequilibrare più o meno i periodi di alternanza di carica e di scarica in modo da garantire più o meno una produzione uniforme durante tutti gli anni, perché chiaramente se un'azienda produce olive da mensa, no, e abbiamo, come detto prima, fidelizzato il nostro consumatore per il nostro patè, per le nostre olive in soda, per le nostre olive in salamoia, quello che vogliamo, chiaramente dobbiamo garantire una produzione costante più o meno tutti gli anni. E quindi si fanno degli interventi sulla potatura, sulla nutrizione, sull'irrigazione, per aiutare la pianta quindi a mantenere queste. Qua vedete poi dei colleghi in Israele che hanno fatto degli studi, no? Proprio sull'alternanza e l'utilizzo, no, dei nutrienti, fabbricando nutrienti nell'oliveto. E qua vedete, no, tra un anno di carica e di scarica, come aumenta, come varia, voglio dire, la produzione di olive per pianta. Quindi un oliveto in cui c'erano delle piante in carica nell'anno 2005 e di scarica nell'anno 2005, vedete la produzione da 120 a 7 kg, piuttosto 30. 100, vedete, non è proprio costante, abbiamo quella variabilità. Chiaramente anche questo con l'olio. Però avere un olivo in annata di carica e in annata di scarica influenza anche, abbiamo una diversa risposta, ad esempio, nel contenuto di elementi nutritivi che abbiamo nella pianta. Qua vedete, ad esempio, in radice e in foglia, in rosso l'anno di carica, in blu l'anno di scarica, e vedete un po' come il potassio, ad esempio, nel periodo di maturazione delle olive si riduca nell'annata di carica nelle radici, perché mentre vedete nell'annata di scarica viene accumulato, no? Si accumula di più nelle radici come riserva, mentre nell'annata di scarica, vedete, abbiamo una riduzione, mentre nelle foglie, no, vedete anche questo nell'annata di scarica, che abbiamo un buon contenuto che si mantiene quasi costante nelle foglie, poi in alcune abbiamo una riduzione perché vanno nei rami, no, nel tronco e anche nelle radici, mentre nell'annata di carica, vedete quando ci abbiamo la produzione, si riduce perché dalle foglie va alle drupe, ci abbiamo tantissime drupe, no? Qua vedete, abbiamo 100 kg rispetto a 30, piuttosto che 124 rispetto a 7, quindi chiaramente le drupe di olivo richiamano, no, questo potassio importante, no, per la produzione, anche la formazione degli acidi grassi, piuttosto anche per lo sviluppo e la maturazione in genere, no, delle olive. Al contrario, vediamo che in un'annata di carica e un'annata di scarica abbiamo un accrescimento diverso dei germogli. Questa è una prova, un lavoro fatto con dei colleghi in Nord Africa, in Tunisia, e dove vediamo appunto, siccome in quest'annata di carica la pianta si è concentrata soprattutto sulla produzione di olive, quindi le risorse nutritive sono state utilizzate per produrre i frutti, perché la pianta doveva produrre i semi per disperdere, per propagare la propria progenie. E quindi la produzione, lo sforzo utilizzato per produrre i germogli e quindi poi, diciamo, per l'attività vegetativa è stata più ridotto rispetto, no, all'annata, no, in cui abbiamo l'attività vegetativa. Quindi vedete che nell'annata di scarica abbiamo un accrescimento, in questo caso del germoglio, guardate nella prova, di 12-13 cm rispetto ai 2 o 3 dell'annata di carica, perché le risorse che utilizza vengono destinate, diciamo, a siti diversi: i frutti, quindi produzione, i germogli, quindi attività vegetativa. Chiaramente noi possiamo intervenire, come vi ho detto, su diversi fattori, quindi ad esempio soprattutto sull'acqua e i nutrienti, e per risparmiare, diciamo, per andare verso quello che viene definito una, appunto, gestione, quel grande ambito della gestione ecosostenibile, anche a ottimizzare l'uso dell'acqua, no? Quindi anche a seconda dei suoli, noi abbiamo, a seconda dei suoli sabbiosi, argillosi,
una diversa disponibilità, capacità di campo, quella che viene definita come capacità di campo del suolo, quindi un contenuto idrico diverso, che può essere da un suolo, no, più sabbioso, più scheletrico rispetto ad un suolo più argilloso che perde l'acqua con più lentezza. Quindi noi in quel caso possiamo anche andare, ad esempio, per salvaguardare risorse idriche, siccome appunto l'acqua è una risorsa importante, noi possiamo adottare delle tecniche anche di irrigazione che prevedono acque, diciamo, refole, acque trattate, no? Acque che provengono da delle lavorazioni, chiaramente devono subire i trattamenti, soprattutto per abbattere, no, la BOD, la COD, quindi eventualmente cariche batteriche, microbiche, la domanda di ossigeno chimico, biochimica, per non provocare poi dei danni, perché da un lato andiamo a aggiustare portando acqua, poi possiamo creare dei problemi poi anche sia alla pianta ma anche alla microfauna e microflora presente nel suolo. Però qua vediamo questa prova di acque riciclate, diciamo di acque reflue trattate, fatte in Israele, dove la problematica dell'acqua, Israele appunto ottiene grandi risultati perché profonde, notevoli risorse appunto per la ricerca, per poter utilizzare anche acque alternative, quindi acque salmastre che vanno a desalinizzare, utilizzando poi appunto acque al minimo in modo da ottimizzare proprio il consumo dell'acqua stessa. Vediamo che in questo caso con acque reflue hanno ottenuto addirittura un aumento della produzione, quindi della resa di olio, perché loro alla fine hanno apportato, vedete qua, acqua che aveva nutrienti, quindi noi andiamo a dare quest'acqua che contiene azoto, che contiene fosforo, che contiene potassio, quindi andiamo a fare praticamente una fertirrigazione, quindi noi andiamo ad irrigare e a fertilizzare. Chiaramente, vi ripeto, prima di utilizzare bisogna accertarsi che quest'acqua provenga da trattamenti idonei che abbattono alcune sostanze negative e che quindi possa essere utilizzata. Al contempo, questa digitalizzazione, questa che viene definita agricoltura, è in questo campo come olivicoltura 4.0, noi possiamo utilizzare sensori, droni, satelliti per vedere lo stato del nostro oliveto. In questo caso, ad esempio, possiamo porre dei sensori sulla pianta, o meglio ancora nel terreno, in modo da vedere com'è il contenuto, il potenziale in questo caso, ma anche il contenuto volumetrico del terreno, che è variabile, no? Questo range può essere variabile, come vi ho detto prima, a seconda del terreno che abbiamo, dalla granulometria, delle particelle che abbiamo nel terreno, e quindi noi possiamo porre nell'oliveto i sensori collegati a una poi centralina che utilizzando poi batterie ricaricabili solari ci trasmette sul nostro cellulare, no, le informazioni, quindi noi andiamo a vedere i parametri che ci sono e far partire, chiaramente vedete qua come si pone poi un sensore, e andiamo a vedere quando intervenire con l'irrigazione, vedete in questo caso si abbassa, si riduce l'acqua, noi poi andiamo a intervenire. Questo barre grigie sono interventi che noi andiamo, quindi possiamo addirittura anche automatizzare questi interventi determinando delle soglie. Chiaramente queste soglie sono variabili, se noi utilizziamo una per anzana, no, per produzione di olio piuttosto che di oliva da mensa, che quindi vogliamo la pezzatura maggiore, quindi dobbiamo irrigare a intervalli, a valori di contenuto idrico del terreno, diciamo più meno negativi rispetto a quello che può essere nel caso di un'oliva destinata al consumo di olio, in cui chiaramente possiamo risparmiare. Quindi noi poi abbiamo il nostro tachimetro, vabbè, sono delle dashboard che possono essere variabili. Quando vediamo, possiamo stabilire questa soglia differente a seconda delle varietà, a seconda del consumo verde, il consumo poi che deve essere destinato a nero o cangiante, la dobbiamo calibrare nel nostro campo, nella nostra varietà, stabilire la soglia e poi andare con i nostri interventi. Vi ho detto, poi possiamo vedere anche sul nostro cellulare, possiamo utilizzare poi ad esempio anche i droni per vedere anche l'attività vegetativa, il contenuto di azoto, quindi se ci sono degli stress nel nostro oliveto, quindi con l'utilizzo di termocamere piuttosto che satelliti, che alcuni hanno una precisione anche molto molto ristretta.
E quindi l'obiettivo di tutte queste tecnologie moderne è quello di gestire in maniera ottimale, quindi evitando gli stress, dando l'acqua o dando i nutrienti in maniera equilibrata, senza eccedere, ma senza neanche creare le situazioni di carenza, perché poi chiaramente in un oliveto da mensa, chiaramente le carenze possono avere ripercussioni più gravi rispetto ad un oliveto destinato alla produzione di olio. E quindi è importante, ad esempio, sia il consumo di acqua, ma l'utilizzo dell'acqua e soprattutto l'utilizzo dei nutrienti. Qua vediamo ad esempio l'azoto, il contenuto di azoto in fertilizzazione, sia in acqua utilizzando appunto delle acque reflue trattate. E vediamo qua la produzione di olive. Vedete che aumentando l'azoto è un elemento costruttivo, quindi molto importante, soprattutto nelle prime fasi. Da maggio, giugno, nelle fasi maggio, giugno, luglio è importantissimo l'azoto per costruire proprio la nostra drupa, per i mattoni della nostra drupa. E vedete che come aumenta la concentrazione di azoto, aumenta anche il peso della drupa. Però vedete per un certo tempo che più continuiamo a dare l'azoto e l'effetto alla fine non è neanche positivo, anzi può risultare negativo. Quindi chiaramente noi ci dobbiamo mantenere in un determinato range. È come quando noi mangiamo, noi dobbiamo inglobare degli elementi, no? Delle vitamine in maniera appropriata. Gli eccessi, anche se sono negativi, possono avere effetti negativi. Lo stesso sulla pianta. Quindi vedete che entro 50-100 ppm noi abbiamo una buona produttività di olive, perché poi abbiamo effetti negativi. Anche l'azoto nelle foglie, se andiamo a far fare una determinazione del contenuto di azoto nelle foglie, vediamo che il contenuto ideale, vedete, tra l'1,5 e l'1,8%, 1,6 è un contenuto già abbastanza buono. Contenuti troppo elevati non sono indicazioni di un buon equilibrio nutrizionale dell'oliveto. E qua vedete appunto come, no, la produzione è in relazione poi al contenuto di azoto nella zuppa. Vedete, contenuto ideale massimo per avere poi la produzione ottimale sulla pianta è all'incirca dell'1% di azoto. Valori troppo bassi, no, sono ad indicare delle carenze, una produzione generalmente più bassa. Ma lo stesso, poi valori troppo alti nella zuppa, troppo azoto, no, ha effetti negativi sulla produzione. È un effetto importante, sempre l'eccesso di azoto, che cosa fa? Poi alla fine, vedete, spinge a un incremento della cascola. Quindi se noi eccediamo con le concimazioni azotate, oltre a spendere soldi, oltre a inquinare, no? Alla fine il terreno, perché andiamo a dare dell'azoto inutile, inutile per la pianta, che quindi poi può essere disperso per la munificazione, no? Nitrificazione o anche di lavato, poi nel riservatorio, andiamo a determinare una cascola maggiore, perché chiaramente la pianta trova il suo equilibrio tra l'azoto che gli serve e i frutti che deve portare avanti. Quindi se c'è troppo azoto, no, alla fine va a eliminare, non gli serve quella quantità, va a far cadere, no, le olive. Qua invece vediamo il fosforo, invece, che comunque parliamo di quantità molto più basse, dotazioni anche del suolo che sono più limitate di fosforo. E quindi chiaramente i valori, vedete, sono dell'ordine dei 5-10 ppm nell'acqua di fertilizzazione, in cui abbiamo un incremento. Poi possiamo avere anche maggiori. Perché abbiamo questi incrementi maggiori? Perché chiaramente il fosforo in questo caso gioca un ruolo più importante nel processo di olificazione, i fosfolipidi, nelle membrane stesse e negli acidi grassi, no? Che va a formare. Quindi chiaramente vedete che favorisce poi il processo di olificazione, quindi è importante poi avere disponibilità di fosforo nel periodo estivo, quando incominciamo ad avere l'accumulo nelle cellule oleifere dell'olio. Qua vedete poi dotazioni appunto nelle foglie di fosforo, abbiamo valori ottimali, poi tra lo 0,10 e lo 0,20% sono valori molto buoni. Valori chiaramente invece inferiori allo 0,10 o valori molto elevati, diciamo, generalmente non è nel nostro caso. Qua vediamo poi l'effetto del fosforo nelle foglie percentuali su alcune situazioni appunto
che si verificano nell'oliveto, vedete, può avere un'incidenza generalmente positiva sulla legagione, no? Quindi in questo caso, a differenza dell'azoto, mentre l'azoto che è costruttivo dei mattoni, l'eccesso può provocare poi, perché la pianta non riesce a sostenere, non li riuscirebbe a sostenere, ecco perché ricascono giù. Deve mantenere un equilibrio la pianta, quindi anche se noi diamo tanto azoto, non è che può produrre 4 quintali di olive, cioè ogni pianta ha un suo equilibrio, quindi alla fine, una volta raggiunto quell'equilibrio, no, li elimina. Mentre nel fosforo, diciamo, questo è un po' più limitato perché il fosforo è presente in concentrazioni più basse e viene utilizzato soprattutto in quei processi di olificazione, quindi può puntare anche in un certo senso all'aumento del contenuto di grassi, no? Può avere una certa influenza in quel caso. In questo caso vediamo aumenta la legagione, anche il numero dei frutti, mentre sul fosforo, vedete, una volta raggiunto quel plateau, abbiamo generalmente una riduzione per un equilibrio. Il potassio invece sembra essere un po' più la pianta un po' più indifferente quasi al contenuto all'incremento di potassio. Anche in questo caso abbiamo valori ottimali intorno ai 100-150 e vedete che la produzione, diciamo, risponde in maniera un po' più indifferente. Vedete qua generalmente qualche valore più basso aumenta in questa zona e poi tendenzialmente a crescere, però diciamo ha un effetto un po' più limitato. Anche nelle foglie vediamo, possiamo avere più o meno una concentrazione tipo a quella dell'azoto, quindi 1,5-1,6% di potassio, sono concentrazioni ottimali, ma anche valori anche un po' più bassi generalmente non vanno a denotare carenze. La risposta poi alla fioritura, alla legagione, al numero dei frutti, vedete, è abbastanza costante nonostante aumenti della concentrazione di potassio nelle foglie. Quindi questo bisogna tener conto quando noi andiamo a fare le analisi fogliari, no, per definire una carenza. Vedete, il range può essere anche un po' più ampio, senza particolari decrementi per quanto riguarda gli aspetti produttivi. Quindi riepilogando, no, anche per una gestione importante, no, dei nutrienti e non squilibrare la produzione. Vedete che l'azoto, no, concentrazione delle foglie, 1,5-1,6 sono concentrazioni 1,7 importanti che determinano la produzione. Se notiamo concentrazioni più elevate, siamo in una condizione che quindi possiamo ridurre la concimazione, quindi abbattere gli nutrienti che vengono apportati. La pianta, chiaramente, se stiamo a valori bassi, chiaramente dobbiamo cercare di arricchire il terreno e la disponibilità delle piante di azoto, per migliorare e incrementare la produzione. Vedete il fosforo invece, i valori insomma sono come percentuali più bassi, e il potassio diciamo più o meno come l'azoto, anche leggermente più basso. Però una gestione sostenibile non è soltanto quella che riguarda i nutrienti, che è importante che vengano apportati, però sostenibile appunto, quindi con l'apporto giusto, utilizzando le tecnologie che ci sono, partendo dalle analisi chimiche fatte anche dai sensori che possono essere utilizzati, e quindi per cercare di evitare sprechi nell'apporto di nutrienti. Riutilizzo appunto, come vi ho detto, alcune volte di acque, no, refole, anche acque che derivano dalle lavorazioni, perché è importante che noi con quelle acque diamo anche dei nutrienti e quindi andiamo a risparmiare con la concimazione. Noi possiamo arrivare a un punto che possiamo utilizzare acque belle ricche di nutrienti e accoppiata ad esempio ad un inerbimento con le leguminose, e quindi arrivare a un punto, se il terreno anche poi lo permette, di non apportare neanche azoto, perché diamo in parte con l'acqua di irrigazione, in parte con l'inerbimento che possiamo fare nell'interfila con specie come leguminose, che quindi con l'azotofissazione, alcuni calcoli insomma che sono stati fatti dai lavori, va a finire che con l'innervamento interfilare in alcuni oliveti, no, alcuni frutteti, possiamo andare ad apportare addirittura anche 30, 40, 50 kg di azoto. E noi, considerando poi delle esportazioni, possono essere variabili, insomma 60, 80, 100, 120, a seconda delle produzioni, dei sesti di impianto di azoto che, per ettaro che servono, tra l'acqua di irrigazione, l'innervamento, dove è possibile, noi possiamo quasi ridurre o quasi eliminare l'apporto, ad esempio, dei concimi esterni,
oltre al fatto che l'inerbimento poi dell'interfilare permette anche il passaggio dei mezzi, no? Per la raccolta, immaginiamo anche l'utilizzo di scuotitori oppure anche delle persone che si muovono per la raccolta agevolata con i pettini, quindi anche in situazioni di piovosità elevata, e sappiamo bene le bombe d'acqua, alcune volte i diluvi che abbiamo, se il terreno è nudo, chiaramente diventa molto meno percorribile da trattrici, da mezzi pesanti che rischiano di impantanarsi, rispetto ad un terreno invece inerbito che presenta una portanza migliore, oltre altro che non permette, soprattutto nei terreni in pendenza, in certe zone, immaginiamo anche della Daunia o della Murgia in pendenza, terreno nudo significa poi erosione superficiale, eliminazione della parte superficiale anche più fina, più fertile, rispetto ad un terreno inerbito, no, e alberato, che permette di ridurre questa erosione e avere meno danni anche di smottamenti e tutto quello che molto spesso vediamo in televisione. Quindi, per concludere, diciamo, questa mia breve, diciamo, carrellata della gestione sostenibile, significa è una gestione sostenibile che deve essere a 360 gradi. Bisogna utilizzare sia le tecnologie, come vi ho detto, no, dai sensori, agli strumenti di cui si possono dotare gli agronomi per verificare lo stato idrico della pianta, lo stato nutrizionale, quindi con le analisi, utilizzando ad esempio droni, utilizzando termocamere, utilizzando satelliti, possiamo avere, monitorare la situazione di stress, lo stato nutrizionale. E poi questo controllo della pianta permette anche, come vi ho fatto vedere, di bilanciare, di mantenere un apporto di nutrienti equilibrati, anche di acqua equilibrata, senza eccedere. Noi non è che dobbiamo mantenere la pianta in asciutmatale, insieme anche l'acqua e i nutrienti, quando servono, senza eccessi. E per questo è anche importante fare l'analisi del terreno, perché se un terreno è ben dotato, noi possiamo giocare molto, no, con il nostro apporto di nutrienti nelle fasi importanti, vi ho detto, l'azoto, soprattutto nella fase, no, di attività di ripresa, dalla fioritura alla legagione. Quindi è importante poi, e noi andiamo a concimare, no, nei momenti opportuni, e che la pianta sia dotata di una buona riserva nutritiva. Quando vi ho fatto vedere in quelle slide delle radici, no, chiaramente nelle radici e nel tronco, perché non è solo nelle radici, nel tronco, nei rami, l'olivo accumula sostanze di riserva anche nei rami. Quando le gemme si schiudono con i germogli, con i fiori, utilizzano molte delle riserve che sono presenti nei rami, no, di 2 anni, 3 anni, 4 anni, nelle branche, nelle parti persone. Quindi se noi abbiamo mantenuto con la nostra concimazione e irrigazione nell'anno bene la pianta utilizzerà soprattutto poi quelle riserve che stanno nel legno, e poi insomma anche quelle delle radici, quindi con l'aiuto delle concimazioni. Quindi noi dobbiamo gestire in maniera molto opportuna la nostra nutrizione, perché anche nell'annata di scarica, quando avete visto quelle produzioni basse, bisogna concimare, bisogna dotare la pianta, perché in quell'annata la pianta sviluppa i suoi rami, i suoi germogli, accumula riserve che utilizzerà l'anno dopo. Se invece noi trascuriamo l'impianto nell'annata in cui carica di meno, avremo ripercussioni nell'anno dopo. Dovete vedere la pianta, diciamo, non l'anno come produzione, ma il ciclo. È una pianta arborea su più anni, se proprio vogliamo ridurre, già 2 o 3 anni, no? In questo equilibrio di annate di maggiori produzioni e minori produzioni. E quindi nell'annata anche di minore produzione noi dobbiamo dare acqua, perché la pianta deve svilupparsi, la pianta dell'olivo si deve sviluppare, i germogli si devono sviluppare, dobbiamo dare nutrienti che devono essere accumulati negli organi della pianta, che saranno utilizzati soprattutto nelle primissime fasi, e poi aiutare appunto anche con un'ulteriore concimazione azotata, vi ho detto in primavera e estate, concimazione di fosforo, potassio soprattutto, no? Dopo per l'accrescimento delle drupe e l'accumulo, no? Per i grassi nel nostro caso, se vogliamo poi accumulare soprattutto più grassi, o per alcune varietà che vi ho fatto vedere, accumulano più certi acidi grassi, quindi una mele, una peranzana, no? Avrà bisogno sicuramente di più fosforo, di una bella di cerignola, di una chiaramente di una varietà come la Sant'Agostino consumata verde, che però ha un minor accumulo di acidi e grassi. E tutto questo, diciamo,
porta, diciamo, a una gestione più equilibrata dell'olivo, e poi andiamo a quello che vi ho fatto vedere nella prima parte, a una destinazione di un prodotto che può essere molto variabile e che può deve trovare riscontro, diciamo, in una vasta offerta di prodotti che devono essere poi gestiti, come adesso vi farà vedere il collega, con aspetti economici di marketing che sono molto importanti. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro tra un po' un buon appetito, eventualmente, tra poco eventualmente un aperitivo, e poi dopo utilizzare qualche oliva come contorno in qualche prodotto. Grazie di tutto. Grazie, grazie al professor Ferrara, e soprattutto grazie per l'augurio di buon appetito, perché il professore tra un intercalare e l'altro, insomma, ha avuto modo di farci apprezzare questo antipasto con le dovute distanze, ma davvero con questa valorizzazione a tavola, che poi è il ruolo centrale, dove la dieta mediterranea vede la sua massima espressione anche grazie alla convivialità e al racconto e alla valorizzazione dei prodotti, e quindi sicuramente faremo un buon pranzo anche grazie ai suoi preziosissimi suggerimenti. Io le giro i complimenti di quanti stanno seguendo questa diretta, ringraziandoci appunto delle importanti informazioni. Ci chiedono dove poter reperire le slide, e noi le renderemo disponibili poi sul sito web del CRSFA Basile Caramia. Ricordo il sito internet www.crsfa.it. Alcuni ci scrivono anche che questa situazione, questa valorizzazione delle olive da tavola è una grande opportunità per il futuro dei nostri territori. Ovviamente qualcuno ci scrive Xylella permettendo, quindi sicuramente la valorizzazione di questa biodiversità e soprattutto anche dell'utilizzo delle olive come olive da tavola è una strada da percorrere. Io la ringrazio molto per il suo intervento, le auguro una buona giornata, e ora lasciamo la parola al professor Vincenzo Fucilli. Professore, buongiorno. Hai il microfono disattivato, professore. Giusto, mi scusi. Volevo dire buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Le chiedo di condividere la presentazione appena è possibile, così certo, verifichiamo tutto che funziona. Prima funzionava, adesso non so perché non funzionerà sicuramente anche ora. Share screen. Sì, deve poi condividere finestra dell'applicazione, dovrà farle vedere il file della presentazione, così poi avremo modo di condividerlo anche noi qui in diretta. Vediamo un attimo. Queste strumentazioni informatiche sono un vero disastro per chi non è un nativo digitale come me. Riprovo per la terza volta a fare share screen. Your browser has blocked your screen. Poi andando su finestra dell'applicazione dovrebbe vedere l'icona del file. Reload the page. No, c'è qualche cosa che non quadra. Il mio browser sarebbe Firefox. Sì. Click the screen icon on your address bar to allow access. Consentito. Professore, magari disattivi un attimo il microfono, così la facciamo contattare dalla parte tecnica per un supporto. Io nel frattempo, mentre il professor Fucilli cerca di far avviare la sua presentazione, voglio ricordare appunto che questo convegno sulla valorizzazione e promozione delle olive da tavola
rientra all'interno di un evento organizzato nell'ambito del PSR Puglia 2014-2020, nella misura 1 sotto misura 1.2, per il sostegno alle attività dimostrative e azioni di informazione all'interno del piano operativo biodiversità e malattie emergenti. Come avete visto in questa prima e seconda parte del convegno abbiamo avuto l'intervento del professor Giuseppe Ferrara. Ecco, ora vedo la presentazione del professor Fucilli. Grazie all'assistenza tecnica siamo riusciti a risolvere il problema che era l'agricoltura ha nei suoi cardini centrali, quella dell'adattabilità alle emergenze, e quindi noi siamo pronti a risolvere qualsiasi problema. Stavo dicendo, mentre lei continuava a trovare la soluzione tecnica, che la prima e seconda parte dell'intervento di oggi è stata affidata al professor Giuseppe Ferrara del DISPA, del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, che ci ha parlato della scelta varietale della gestione ecosostenibile. E ora, in merito appunto alla valorizzazione e promozione dell'oliva da tavola, il professor Vincenzo Fucilli del Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali, sempre dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, ci parlerà invece dell'importanza economica. Professore, la presentazione è visibile, quindi lascio a lei la parola. Sì, grazie. Allora, ricominciamo dall'inizio. Buongiorno a tutti. La mia presentazione verte soprattutto sull'importanza del comparto sia a livello nazionale che a livello regionale, sull'andamento delle produzioni, sull'import, sull'export, e poi verte su alcuni dei meccanismi che possono essere presi in considerazione per valorizzare appunto questa importante coltura agricola che caratterizza il nostro territorio. Infatti, come potete constatare, la Puglia è la seconda regione in Italia per quanto riguarda la produzione delle olive da mensa. Questi sono tutti dati che sono stati ricavati dall'ISMEA. Quindi la fonte dei dati che sto utilizzando è l'ISMEA, che come sapete è un istituto vigilato dal Ministero dell'Agricoltura che si occupa di indagini socio-economiche sulle appunto colture agricole. E quindi, come potete vedere dalla prima slide, che dà un risultato medio che è rappresentativo della situazione italiana, la Puglia si piazza molto bene sulla quantità di prodotto che viene realizzato mediamente in un triennio per quanto riguarda tutta la produzione in quantità di olive da mensa. Questa seconda slide è un po' più complessa, adesso la vediamo insieme, e ha a che fare con la bilancia commerciale dell'Italia, quindi abbandoniamo la Puglia e parliamo dell'Italia nel suo complesso, per quanto riguarda le olive da mensa, sia in volumi, ovvero in peso, ovvero in quantità, e sia in valore, ovvero in euro. Per bilancia commerciale si intende, come è noto, la differenza che c'è tra le importazioni e le esportazioni, come se fosse appunto una bilancia in cui su un piatto si pongono le quantità importate e sull'altro piatto si pongono le quantità esportate. Come potete osservare, guardando le quantità, ma lo stesso vale ovviamente per i valori, perché poi il valore non è altro che la moltiplicazione tra le quantità e il prezzo che viene applicato alla quantità unitaria. Dicevo, come si può osservare, l'Italia è un importatore netto di olive da mensa, ne importa parecchie rispetto a quelle che esporta, circa 90.000 tonnellate di olive da tavola importate a fronte di più o meno 30.000 tonnellate di olive esportate ogni anno. E questo per quanto riguarda la quantità. I valori chiaramente sono meno indicativi, perché i valori fluttuano a seconda anche
del prezzo che viene applicato. E come sappiamo, i prezzi sono volatili e variano di anno in anno, di mese in mese. Per cui, quando si fanno questo tipo di illustrazioni per capire le tendenze della situazione del rapporto commerciale dell'Italia nei confronti del resto del mondo rispetto all'import e all'export, è sempre meglio guardare soprattutto alle quantità. E nella slide successiva, ampliamo un po', approfondiamo chi sono i paesi che importano e nella successiva vedremo quali sono i paesi che esportano nel mondo. Come potete vedere, anche qui si tratta di un anno, il 2018, ma un anno di riferimento, nel senso che i dati non cambiano. A noi interessa capire qual è la tendenza generale della situazione dell'importazione di olive da mensa nei vari paesi del mondo. I primi importatori sono gli Stati Uniti, a seguire la Francia, la terza la Germania, la quarta abbiamo visto l'Italia e così via gli altri paesi. Anche qui è estremamente importante considerare la seconda colonna, ovvero le quantità importate. Questi dati possono sembrare fini a se stessi, però in realtà sono rilevanti, soprattutto quando si immagina di realizzare un piano di commercializzazione, quando si immagina di voler mettere su un qualcosa, e vedremo dopo cosa si potrebbe mettere su, per favorire una maggiore quantità di valore aggiunto che resti nei nostri territori e quindi per favorire una vendita del prodotto olive da mense realizzato in Italia verso i paesi esteri. E quindi questo appunto ci dà un'idea abbastanza chiara di chi sono coloro che tendono a comprare olive da mensa. Quanto riguarda invece le esportazioni, vedete che la Spagna è il primo paese esportatore, a seguire la Grecia, a seguire il Marocco, la Turchia, l'Egitto e l'Argentina, e poi viene l'Italia. Fondamentalmente, che cosa succede? Succede che l'Italia esporta prodotto trasformato, prodotto che subisce appunto dei processi di trasformazione, per cui non esporta in realtà olive da mensa tal quali, ma esporta appunto, ripeto, prodotti che sono che vengono immessi nei canali commerciali, che raggiungono i supermercati e così via. Mentre l'Egitto, la Turchia, il Marocco sono stati che invece fondamentalmente esportano olive da mensa tal quali e l'Italia è uno degli acquirenti. Abbiamo visto prima che l'Italia importa notevoli quantità di olive da mensa e in questo caso le importa come prodotto tal quale che subisce poi delle trasformazioni. In questa slide noi possiamo osservare, sempre in quantità, qual è stata e qual è l'evoluzione dell'import e dell'export delle olive da mensa. In giallo noterete l'export, in blu le importazioni e quindi il saldo è la differenza chiaramente tra le importazioni e le esportazioni, la parte grigia, come abbiamo visto precedentemente. Le importazioni sono consistenti, ma questo, ripeto, come forse si è già intuito da quello che dicevo prima, non è un fatto negativo in assoluto, perché significa che le nostre imprese, le nostre aziende, non solo quelle che producono olive da mensa, ma soprattutto quelle che trasformano le olive da mensa, hanno bisogno di materia prima. E chiaramente importano questa materia prima dagli stati che sono disposti a venderla. E quindi, così come avviene in moltissimi settori commerciali, non solo agricoli, l'Italia si caratterizza soprattutto per la fase di trasformazione e quindi per la vendita di un prodotto finale, per cui il valore aggiunto di tutte le fasi della trasformazione vengono realizzati in Italia. Questo lo dico per dire che non bisogna spaventarsi di questo dato anche abbastanza significativo
relativo alle quantità importate di olive da mensa ogni anno. Questo chiaramente non vuol dire, anzi implica, che c'è evidentemente una domanda di prodotto olive da mensa e che quindi i produttori, i coltivatori possono abbastanza tranquillamente prevedere di poter tranquillamente vendere il loro prodotto sul mercato. E questa slide differisce da quella precedente perché rispetto alle quantità qua si parla di valori. Abbiamo detto che la differenza sta nel fatto che c'è una moltiplicazione tra la quantità e il prezzo unitario e come potete constatare le differenze sono abbastanza nette, per cui queste differenze sono soprattutto, come vi dicevo prima, legate al fatto che ci possono essere delle variazioni dei prezzi, come evidentemente ci sono e sono fondamentalmente ben note a tutti, le volatilità dei prezzi delle derrate agricole e quindi le volatilità dei prezzi anche delle olive da mensa, legate alle annate di scarico, alle annate di carica, legate al fatto che stiamo parlando delle produzioni di olive da tavola a livello mondiale, per cui può succedere che in Spagna, come abbiamo visto, in Marocco o in Egitto ci sia una sovrapproduzione tale da causare una caduta dei prezzi o viceversa una riduzione delle quantità prodotte che la nota legge del mercato provoca un incremento del prezzo unitario del bene che in quel momento è scarso. Allora vediamo un po' come funzionano questi scambi con l'estero, sia per quanto riguarda le importazioni che per quanto riguarda le esportazioni. Che cos'è l'elasticità di un prezzo rispetto, scusate, di un bene rispetto al prezzo. Cosa vuol dire? Vuol dire l'elasticità è la variazione relativa della quantità rispetto alla variazione relativa del prezzo. E ci sono beni cosiddetti elastici e beni cosiddetti rigidi. Cosa vuol dire bene rigido? Vuol dire che abbiamo a che fare con un bene la cui quantità venduta non varia anche se il prezzo varia molto. Il classico esempio che si fa in questi casi è il prezzo della benzina o il prezzo del tabacco o il prezzo dei beni di prima necessità, il prezzo dello zucchero, il prezzo della pasta, per cui sono beni che vengono comunque acquistati anche se il prezzo varia molto. E invece, al contrario, i beni elastici sono quei beni che, le cui quantità vendute, subiscono delle notevoli variazioni in relazione al variare del prezzo unitario al quale in quel momento viene venduta quella merce. E quindi, in questo caso bisogna, osservare soprattutto la pendenza, la tendenza della curva, per cui, come si, vede abbastanza chiaramente, si tratta, per quanto riguarda le esportazioni, di un andamento abbastanza lineare, di un andamento abbastanza, come dire, poco elastico. E quindi questo significa che le quantità vendute non subiscono grosse differenze, anche se i prezzi cambiano. Mentre invece, per quanto riguarda le importazioni, si nota un andamento come la curva gialla. Sulla parte sinistra, questa che sto mettendo in evidenza, non so se si vede col mouse, comunque sulla parte sinistra dello schermo, questa curva che flette verso giù indica che c'è una notevole, come dire, variazione della quantità al variare del prezzo per quanto riguarda, le quantità che vengono appunto importate. Questo che cosa ci dice? Ci dice che i produttori di prodotto trasformato riescono a vendere comunque il prodotto trasformato anche se il prezzo dovesse comunque variare,
e si comportano in una maniera, come dire, stanno molto attenti al prezzo che viene loro invece imposto nel caso in cui debbano comprare le olive e riducono le quantità di importazione delle olive qualora il prezzo dovesse crescere eccessivamente rispetto alle loro convenienze. I fornitori dell'Italia, dicevamo, quali sono? La Grecia, la Spagna, il Marocco, l'Egitto, la Turchia. Soprattutto la Spagna, se vedete, questi sono dati in valore, in migliaia di euro. Soprattutto la Spagna, la Grecia anche ha come dire, una solida tradizione di fornitura delle olive da mensa all'Italia, mentre scusate, il resto del mondo ha un andamento abbastanza altalenante, ma sono soprattutto le linee continue che ci interessano maggiormente, per cui si può desumere da questo grafico che noi compriamo olive da mensa soprattutto dalla Spagna, dalla Grecia e dal Marocco, e abbastanza poco dall'Egitto. Questo per quanto riguarda sempre ovviamente in valore. Quello che ho detto prima, lo ripeto adesso, più che il valore è rilevante ragionare in termini di quantità. E in questo caso, come vedete, ci sono un po' di differenze rispetto al grafico precedente, per cui resta comunque la Spagna e la Grecia, restano i paesi che vendono più olive di tutti all'Italia rispetto agli altri. Però, come potete notare, l'andamento della curva del resto del mondo rispetto a quella di prima cambia completamente. E quindi quelle fluttuazioni di prezzo di cui parlavamo prima, l'elasticità, il modo di comportarsi degli importatori di olive rispetto alla variabilità dei prezzi, è un comportamento che ha a che fare soprattutto con gli altri paesi, quelli dell'elenco di cui nelle slide precedenti, verso gli altri paesi, mentre verso i distorici con cui si ha un rapporto commerciale consolidato, l'andamento degli acquisti di olive da mensa resta fondamentalmente abbastanza costante. E questo per quanto riguarda le importazioni. Lo stesso ragionamento lo facciamo invece per quanto riguarda le esportazioni. A chi vendiamo le olive? Questa è la prima slide, riporta i valori in euro, l'altra riporta le quantità. E vediamo che esportiamo un po' dappertutto, in moltissimi paesi, ma esportiamo con un tasso di crescita delle esportazioni nel corso degli anni abbastanza rilevante, soprattutto negli Stati Uniti d'America. La Francia mostra un andamento tutto sommato costante, il Canada e gli Stati, e il Regno Unito, scusate, mostrano un andamento abbastanza, come dire, differente. Il Canada ha cominciato ad affacciarsi il prodotto della nostra oliva da tavola, trasformata ovviamente. Il Canada sta pian piano acquistando qualche posizione di mercato. E invece nel Regno Unito assistiamo a una tendenza a una notevole riduzione delle quantità esportate. Prima abbiamo visto il Giappone è un acquirente di olive da tavola che evidentemente useranno per i loro tipi di aperitivi, per i loro tipi di pietanze, per i loro tipi di cucina che sono diverse da quelle che sono state anche suggerite precedentemente dal collega. Però evidentemente anche loro utilizzano l'oliva da mensa in notevoli quantità e sono tra i paesi del mondo, qui sono raggruppati chiaramente in tutti i paesi del mondo, sono tra gli acquirenti che hanno più contribuito a far crescere questa curva verso l'alto e quindi questo significa che
si ha una situazione estremamente positiva legata a un incremento delle quantità esportate. Ma lo dico per l'ennesima volta, più che i valori hanno interesse come concetto di fondo le quantità, perché sulla base delle quantità che si fanno i ragionamenti principali relativi a cosa poter fare per magari investire in un certo modo piuttosto che in un altro. La prima cosa che si guarda sono le quantità e dopo si guarda alla questione prezzo, perché la questione prezzo può essere assolutamente, come è il caso delle olive da mensa, può essere una questione assolutamente fuori dal controllo del produttore, che non ha alcuna possibilità di intervenire sul fatto che in Spagna o in Grecia o in Marocco ci siano dei problemi per quanto riguarda le quantità prodotte, o ci siano invece delle annate in cui le quantità prodotte sono elevatissime. E come dire, la possibilità che ha di fare qualcosa è praticamente nulla, pari a zero, e quindi è fondamentalmente importante soprattutto ragionare in termini di quantità. E che cosa dice questo slide di rilevante? Ci dice ancora una volta che gli Stati Uniti sono il mercato di riferimento, che la Francia mostra in realtà un andamento tutto sommato molto molto altalenante, che la Germania è uno paese che ha una tendenza ad acquistare le quantità di olive trasformate, in una leggera ma costante crescita, così come abbiamo visto il Canada, e così come abbiamo visto il Regno Unito invece mostra un andamento opposto, ovvero una riduzione delle quantità di olive da mensa importate, dovuto probabilmente a un cambiamento legato probabilmente al fatto che gli scambi commerciali tra i buyer e gli acquirenti hanno modificato la situazione precedente, andando ad acquistare più prodotto trasformato verso altri paesi rispetto al nostro. E il resto del mondo, ancora una volta, mostra sicuramente un andamento che ci lascia tranquilli per quanto riguarda la potenzialità di vendita del prodotto italiano, soprattutto in alcuni paesi, come abbiamo visto, ma nel complesso questo grafico dimostra che il mercato delle vendite delle olive da mensa trasformate è un mercato che ha un andamento positivo, c'è una crescita delle quantità esportate, delle quantità vendute di olive da mensa. E questo è il primo dato, ritengo, assolutamente positivo. Questa crescita nel corso degli anni avviene soprattutto verso gli Stati Uniti e verso altri paesi del mondo. Abbiamo visto prima, soprattutto verso il Giappone. E qui entriamo più nello specifico per quanto riguarda l'andamento generale dei grafici visti prima e vediamo con dei numeri un po' più precisi, un po' più analitici, quali sono le situazioni relative alle importazioni sia in valore che in quantità. E in realtà non fanno altro che confermare quello che si vedeva nei grafici precedenti. La differenza sta nel fatto che in queste slide ci sono delle quantità, anche se in percentuale, ma che ci dicono poi, ci danno una consistenza della quantità di prodotto. Ripeto, guardare prima sempre le quantità e poi i valori relativamente alle importazioni delle olive da mensa, e vediamo che la metà delle olive da mensa importate viene importata appunto dalla Spagna, a seguire dalla Grecia e così via, al Marocco, nei paesi che abbiamo già visto. Si ha una sostanziale
indifferenza delle quantità rispetto al valore, ovvero la quantità di olive importate dalla Spagna è pari al 55%, così come il valore delle importazioni di olive da tavola della Spagna è pari al 50% del valore totale delle importazioni verso l'Italia. Come vedete, negli anni 2001, 2010, 2018, questi dati sono fondamentalmente, diciamo, costanti, non mostrano grandissime variabilità legate alla Spagna, mostrano qualche variazione nel caso della Grecia, per la quale si passa dal 49% in quantità nel 2001 al 30% di quantità nel 2018. Sono fluttuazioni, ripeto, di mercato che stanno a significare che ci sono degli accordi commerciali che cambiano, stanno a significare che in quell'anno, in quell'annata c'è stata una minore disponibilità di prodotto dalla Grecia. Le cause delle variazioni di questi numeri possono essere molteplici. Quello che ci dicono qualcosa è la tendenza comunque generale del rapporto commerciale tra i paesi relativi a un prodotto, e in questo caso stiamo parlando delle importazioni di olive da mensa verso l'Italia, ci dicono quello che è stato, come dire, evidenziato 2 minuti fa, e cioè che sia la Spagna che la Grecia detengono l'80% fondamentalmente della quantità e del valore delle importazioni, della quota di mercato, delle importazioni dei prodotti, del prodotto in Italia. Quindi sono loro che vendono per l'80% olive all'Italia. Chiaramente stiamo parlando sempre di olive da mensa. Le esportazioni. USA, Stati Uniti d'America, Germania, Francia, Canada, Regno Unito, altri. Le quantità esportate nel mondo sono consistenti, il valore è altrettanto consistente. Il partner commerciale Stati Uniti d'America è un partner commerciale assolutamente privilegiato e sono di interesse non tanto la Francia, la Germania o il Canada, che mostrano comunque, anche se con segni di crescita, nel caso del Canada, quantità abbastanza ridotte, ma ripeto, soprattutto altri paesi del mondo. Questo non significa chiaramente, significa una serie di cose, e faccio riferimento al caso del Canada. Significa che c'è la possibilità di penetrazione nel mercato del consumo delle olive da tavola nel Canada. Perché? Che cosa ci dice questo passaggio dall'1 al 3 al 6%? Ci dice che i canadesi, gli acquirenti canadesi, stanno pian piano scoprendo le olive da tavola trasformate italiane, e quindi evidentemente le stanno pian piano apprezzando e le stanno cominciando a comprare sempre di più. Ora, questo è quello che ci dice questo numero. Le motivazioni che stanno dietro a questa tendenza sono motivazioni che andrebbero analizzate in maniera più approfondita qualora qualcuno volesse, come dire, affrontare in maniera molto più analitica, in maniera molto più pensata, in maniera molto più dettagliata a chi vendere il proprio prodotto, con quale strategia commerciale, con quale tipo di organizzazione del rapporto tra sé, impresa agricola produttrice di olive, impresa di trasformazione del prodotto, e le altre imprese a lui vicine territorialmente che producono lo stesso prodotto. Gli acquisti di olive da mensa si riferiscono al prodotto confezionato. I dati sono organizzati per anno mobile, ossia ogni annualità, compresa dal mese di luglio a quella di giugno dell'anno successivo. Qua i dati che sono stati raccolti dall'ISMEA
ci vogliono, come dire, cominciare a dare un'idea di quando avvengono gli scambi commerciali, di quando vedremo successivamente tra un po', di quando il consumo delle olive da mensa assume dei picchi particolari. E che cosa ci dice questa slide? Che le questioni legate agli acquisti al prodotto confezionato sono questioni che tutto sommato mostrano un andamento crescente nel corso degli anni, sia per quanto riguarda il prezzo unitario che al quale vengono vendute, per cui si è passati da 7,35 euro a 7,7, non è un grandissimo incremento, ma una tendenza all'incremento del prezzo unitario delle olive da mensa vendute dai produttori italiani verso l'estero. Gli acquisti di olive da mensa in quantità quali sono? Sono fondamentalmente olive in salamoia per il 90% e olive condite per il 10%. Nel periodo giugno-luglio del 2014-2015, lo stesso periodo, luglio-giugno 2019, che cosa ci mostra? Ci mostra che c'è una crescita del prodotto olive condite, anche se una leggera crescita, rispetto al prodotto principale delle esportazioni delle produzioni nostre, che è quello delle olive in salamoia. La quantità, il valore. La quantità, il valore. Vedete, c'è un 14% di incremento, cioè scusate, un 4% di incremento delle olive condite e c'è un 5% di incremento del valore delle olive condite, rispetto al periodo di riferimento precedente. A conferma ancora una volta che c'è una maggiore tendenza, una maggiore profittabilità, un maggiore interesse ad acquistare olive da mensa che non sono le olive in salamoia, ma sono olive trattate in qualche altra maniera, ovvero significa che differenziare il prodotto rispetto al tradizionale classico olive in salamoia può essere una strategia che può mostrare dei risultati, che può avere dei frutti positivi, perché è evidente che gli acquirenti di olive condite in qualunque maniera, in qualunque modo, sono in crescita rispetto agli acquirenti tradizionali di olive in salamoia, che rappresenterebbero nel nostro caso il mercato tradizionale, il mercato classico. Ed è evidente che è l'innovazione, è il cambiamento, è la modalità nuova di presentare le olive trasformate, condite in qualche modo, che può fornire una importante leva per differenziarsi, per innovare e per essere appetibili, in questo caso, dal mercato e quindi da coloro che acquistano un prodotto diverso, un prodotto nuovo, un prodotto che può servire per fare una delle mille cose che sono state citate in precedenza, magari può servire per fare anche cose nuove, cose diverse, cose che, alle quali non ci si era pensato. Gli acquisti di olive in salamoia, quindi adesso c'è uno spaccato più analitico sulla questione delle olive in salamoia, che come vedete mostrano un andamento, come abbiamo visto prima, tutto sommato abbastanza stabile e sul quale ci soffermiamo poco. Gli acquisti di olive condite, invece, a conferma di quanto appena detto, sono acquisti che mostrano una tendenza a crescere. E quando avvengono questi acquisti? È abbastanza interessante. Le olive in salamoia vengono vendute non sempre, non durante tutto l'anno. I consumi manifestano una spiccata stagionalità.
ed è possibile notare un picco in estate, un picco intermedio verso Natale e una riduzione delle quantità acquistate dai consumatori a Pasqua. È chiaro che i picchi di vendita di Natale e Pasqua coincidono con forti cali del prezzo del dettaglio, e questo ci dice che evidentemente ci sono delle strategie commerciali da parte dei distributori che possono favorire la costruzione di questi picchi, per cui offerte o altri meccanismi che la grande distribuzione utilizza di solito per favorire la vendita dei prodotti, ci dicono appunto che c'è una questione nella distribuzione del prodotto che va presa in considerazione quando si ha a che fare con le olive in salamoia. È chiaro che le olive in salamoia non sono un prodotto deperibile e quindi è un prodotto stoccabile da parte del produttore. E quindi questo fatto può dare delle, anche questo fatto, scusate, può dare dei suggerimenti per delle politiche commerciali che siano oculate e attente rispetto al fatto che invece nella grande distribuzione organizzata ci siano dei periodi particolari in cui i consumatori acquistano di più il prodotto olive in salamoia. Vedete, questi grafici sembra che ci dicano poco, e invece sono importanti perché ci danno tutta una serie di elementi da prendere in considerazione, tutta una serie di cose a cui pensare qualora si volesse provare a migliorare la propria situazione, ovvero qualora si volesse provare a fare qualcosa per, scusate, ma io, essendo economista agrario, penso sempre in termini di guadagno, di incremento del guadagno dei produttori nostri, soprattutto produttori nostri. E quindi come fare per far sì che i nostri produttori mantengano la maggiore quantità o incrementino il guadagno della loro impresa, della loro azienda, è una questione per me molto importante. E quindi i suggerimenti che arrivano da queste analisi fatte da Dismea sono dei suggerimenti che impongono delle riflessioni su cosa poter fare per esempio, contrastare questa tendenza, questo fatto, questa assoluta variabilità delle quantità di prodotto acquistate dai consumatori soprattutto in determinati periodi dell'anno. Questo abbiamo detto che riguarda le quantità, ma anche riguarda ovviamente la spesa, ovvero il valore, e come potete constatare, la questione non cambia di molto. Per le olive condite, che cosa succede? Per le olive condite, vedete? La differenza dell'ampiezza della curva rispetto alle olive in salamoia. Guardate qui, l'ampiezza della variazione è eccessiva, è forte rispetto all'ampiezza di questa curva, che invece è più ristretta, è più compatta, per cui le quantità, anche se ci sono anche qui dei momenti in cui ci sono maggiori acquisti da parte dei consumatori, però tutto sommato non ci troviamo di fronte alla situazione degli acquisti delle olive in salamoia, ci troviamo in una situazione più favorevole perché le oscillazioni sono minori e quindi dal punto di vista di colui che offre il prodotto olive condite al buyer della grande distribuzione è una situazione meno da fibrillazione rispetto alla situazione invece di chi deve vendere le olive in salamoia, per cui sembra un elettrocardiogramma di qualcuno che ha qualche problema, invece questo mi sembra un elettrocardiogramma molto più tranquillizzante e molto più sereno.
Olive condite, la spesa, come dicevamo prima, è evidente che questi picchi sono dei picchi anomali, sono dei picchi che non hanno un grande significato legato alla propensione al consumo da parte degli acquirenti, ma sono legate a situazioni particolari, ovvero alle offerte promozionali che di solito che usa la grande distribuzione per favorire il consumo di determinati prodotti. Stiamo parlando di una cosa che avviene, di un'analisi che viene fatta a livello nazionale, per cui magari noi baresi, noi pugliesi siamo abituati a consumare le olive da mensa sia condite che in salamoia durante tutto l'anno. Mentre per esempio in altre regioni del nord Italia questo non succede e magari il consumo di questo alimento avviene in determinate circostanze, durante determinate festività. Quello che ci interessa ancora una volta è avere una serie di informazioni come quelle che appunto ci danno questi grafici per riflettere su cosa poter fare per perseguire la finalità di cui abbiamo già parlato, la finalità complessiva. È importante una finalità, è importante avere le informazioni sulla situazione, anche se adesso ne stiamo raccontando alcune di informazioni, ma sono informazioni che hanno un certo rilievo per poter cominciare a ragionare in maniera razionale e impostare un qualunque piano che possa valorizzare il nostro prodotto. E qui cominciamo a discutere di modalità attraverso le quali si può valorizzare il prodotto Oliva da Tavola, ovvero attribuirgli un marchio, non un marchio commerciale, ma un marchio quale ad esempio il marchio DOP, che significa fare tutta una serie di operazioni e che significa avere tutta una serie di sicurezze nella disciplina di produzione, nel marchio che contraddistingue il proprio prodotto rispetto a un prodotto non a marchio e marchio DOP ha una sua ovvia e nota rilevanza. E non so come ha fatto il collega a parlare per un'ora e mezza. Allora, le quattro DOP italiane delle olive da mensa sono l'arancellare del Belpice, la bella della Daunia, la scolana del Piceno e l'oliva di Gaeta. La zona di produzione che ci riguarda, ovviamente, secondo il disciplinare approvato nel 2000, riguarda i comuni del Foggiano, di una certa area della provincia di Foggia. La distribuzione delle produzioni certificate DOP. L'oliva di Gaeta ha il 33%, l'arancellare del Belice il 28%, la bella della Daunia, come potete vedere, è una DOP che ha una notevole importanza nell'ambito delle DOP a livello nazionale. Le produzioni certificate di olive da mensa DOP, per quanto riguarda, ci interessa sicuramente più delle altre, la bella della Daunia. Potete constatare con i dati, questa volta in chilogrammi, quali sono le quantità che vengono prodotte ogni anno dal 2000 al 2017 e come potete constatare, al di là delle fluttuazioni che avvengono per i fenomeni che sono stati descritti brillantemente dal collega precedente, però tutto sommato possiamo dire che dal 2013 al 2017 si attestano intorno alle 280.000 tonnellate di prodotto certificato. Il fatturato all'origine in euro ci dice che la bella della i produttori, il consorzio che gestisce la DOP Bella della Daunia può contare su circa 1,5 milioni di euro di fatturato nel corso del 2017, un fatturato in evidente crescita,
un fatturato che mostra, come dire, un andamento assolutamente positivo e di rilievo. Fatturato al consumo delle olive da mensa DOP mostra la stessa tendenza. Qual è la differenza dal fatturato all'origine rispetto al fatturato al consumo? La differenza sta nel fatto che il fatturato all'origine è quanto la DOP prende da coloro che acquistano il prodotto. E questo è quello che succede sul mercato una volta che il prodotto viene venduto al consumatore finale. Ma questo è un fatto classico, arcinoto. Che c'è una notevole, come dire, una non omogenea distribuzione del valore aggiunto delle produzioni agricole, per cui i produttori agricoli e in questo caso, come possiamo constatare, anche i trasformatori subiscono il prezzo e quindi subiscono una riduzione rispetto al fatto 100, il prezzo del prodotto finale. Del consumatore, sicuramente la maggiore quantità di euro di questi 100 resta non purtroppo nelle mani del produttore primario e neanche tantomeno in questo caso del trasformatore. E allora, come fare per rafforzare le DOP? Quali sono gli elementi di un ragionamento che si dovrebbe affrontare? Per poter far sì che già la DOP, cioè il fatto che dei produttori si sono messi insieme e hanno cominciato a investire in un certo tipo di ragionamento, in un certo tipo di politica commerciale, in un certo tipo di modalità per affrontare i mercati, ovvero si sono organizzati in una DOP, come si può fare per far sì che la DOP si rafforzi? Indubbiamente aumentando l'offerta di un prodotto di qualità. Ma qui, tutto sommato, la formazione agronomica degli agricoltori e l'assistenza tecnica ai trasformatori sono questioni che sono legate soprattutto alla possibilità di fare quello che è stato detto precedentemente dal collega, e sono cose che fondamentalmente si realizzano, almeno a me risulta che vengano, si facciano da noi sicuramente. Molto e bene. L'aumento delle quantità certificate DOP è sicuramente qualcosa che dovrebbe essere preso in considerazione, nel senso che quel 37% di quota di mercato delle olive DOP che già appartiene alla DOP nostra, la DOP pugliese, può immaginarsi di essere incrementato perché aumentare la quantità significa avere un maggior peso nelle contrattazioni, significa potersi dotare di una maggiore quantità di capitali, una maggiore quantità di flusso di cassa, comporta tutta una serie di vantaggi, l'aumento delle quantità certificate DOP, che rendono la DOP più forte, e rendere una DOP più forte significa darle più capacità di azione, più potere d'azione, più possibilità di al limite andare a indagare meglio quali sono le condizioni che offrono i buyer giapponesi, e questo può significare un'ulteriore crescita futura delle quantità vendute e soprattutto del prezzo al quale le singole quantità vengono vendute, e quindi un aumento ulteriore del valore. Stiamo tracciando, come dire, stiamo facendo dei ragionamenti, stiamo tracciando delle linee, seppur grossolane, che però ritengo siano interessanti proprio perché quello che vorrei che trasparisse da questa presentazione è come si deve fare, come si deve cominciare a ragionare per migliorare la propria situazione, per migliorare la resa e il rendimento delle proprie attività. Si tratta di ragionamenti di carattere economico fondamentali, che devono essere ovviamente approfonditi qualora si volesse poi cominciare sul serio ad affrontare
puntualmente con dei singoli soggetti, con dei singoli produttori, con dei singoli trasformatori, un discorso più attento e più personalizzato. Però è evidente che le questioni di fondo da prendere in considerazione sono quelle di cui stiamo discutendo insieme, che vi sto per il momento illustrando, poi ci saranno domande e osservazioni, sarò ben felice di interloquire con voi. Come fare per valorizzare l'offerta? Attività di informazione al consumatore sulle caratteristiche nutrizionali, sugli usi, sulle ricette, attività di promozione verso il consumatore. A che serve tutto ciò? Che cosa ci dicono le cose in azzurro che sono alla fine di quelle in nero? Ci danno la finalità di quello che c'è scritto sopra. Per cui per poter destagionalizzare il consumo è chiaro che il lavoro va fatto soprattutto sul consumatore. Perché sì, la grande distribuzione fa le offerte commerciali che inducono il consumatore all'acquisto in determinati periodi dell'anno, però è altrettanto vero che se il consumatore fosse ancora più informato sulle caratteristiche, sulla qualità, sulla bontà, sul fatto che può utilizzare quel prodotto non soltanto perché è Natale, magari è collegato a una determinata particolare tradizione, che so io del Veneto, non lo so, sto dicendo una cosa per dire, ma che invece riesca a sapere che può consumare le olive da mensa trasformate sia in salamoia che condite durante tutto l'anno per qualunque tipo di evento, per qualunque tipo di situazione, per qualunque tipo di ricetta. Questo sicuramente eviterebbe la formazione di quei picchi e quelle precipitazioni delle quantità che vengono vendute dai negozi durante l'anno, ovvero la destagionalizzazione dei consumi. Che è una finalità assolutamente da perseguire perché consente, ancorché si tratti di un prodotto non deperibile, di avere dei flussi di cassa più costanti, si tratterebbe di avere un rapporto commerciale, un rapporto relativamente alla possibilità di contare su risorse finanziarie meno concentrato in determinati periodi. È più costante nel tempo, un indubbio vantaggio per qualunque tipo di impresa. Valorizzare l'offerta, marketing, segmentazione alla domanda, mercato interno, famiglie, bar, ristorazione, industria alimentare, co-marketing, attività di valorizzazione e tutela con gli altri consorzi di tutela. Che cosa vuol dire co-marketing? Vuol dire che se io, dopo Bella di Cerignola, volessi provare a fare quel ragionamento che facevamo prima di penetrare il mercato giapponese e mi rendessi conto che da solo non ci riesco perché non ho la possibilità di farlo, sia essa finanziaria, sia essa commerciale, eccetera. Molto probabilmente, se riuscissi a mettermi d'accordo con la DOP siciliana, potrei provare invece ad avere quella massa di risorse che mi consentono di realizzare questo progetto. Non è affatto detto che il progetto di penetrare il mercato giapponese sia solo ed esclusivo di una DOP, anzi, è probabile che questo progetto sarebbe sicuramente più facilmente perseguibile qualora ci si mettesse d'accordo con altri, con altri simili a me. Questo implicherebbe un incremento della domanda del prodotto DOP, scusate, e un migliore posizionamento del mercato, non solo un migliore posizionamento del mercato consolidato come può essere il mercato nazionale o il mercato degli Stati Uniti d'America che abbiamo visto abbastanza consolidato, ma verso paesi nuovi, paesi nei quali non si ha ancora una presenza consistente, ma che invece mostrano
di gradire il tipo di prodotto e quindi mostrano un incremento nel consumo di quel prodotto, come abbiamo visto più volte, abbiamo citato più volte, è il caso del Giappone. Allora, in buona sostanza, questi elementi di riflessione per rafforzare la DOP sono elementi di riflessione che hanno in comune alcune questioni. Hanno in comune il fatto di fare meglio, e su questo la tecnica e gli studi fatti dai tecnici, come il collega ci ha illustrato, diciamo che le cose funzionano, vanno bene. Quello che funziona un po' meno è invece la parte legata alla capacità di organizzarsi in maniera tale da poter perseguire determinati obiettivi. Che cosa vuol dire? Che cosa voglio dire quando dico capacità di organizzarsi? Voglio dire fondamentalmente due cose: fare cose nuove, innovare e mettersi a lavorare insieme agli altri che sono come me, che hanno i miei stessi problemi, che hanno i miei stessi desideri. Queste due questioni sono le due questioni sulle quali penso ci sia ancora molto da lavorare, molto, molto da lavorare, non solo per il caso delle olive da mensa, ma per moltissimi altri prodotti che contraddistinguono la nostra agricoltura. Io ovunque vada, in qualunque presentazione, in qualunque situazione mi trovi, adesso inserisco sempre questa slide nelle mie presentazioni, perché trovo che questa slide sia di una importanza fondamentale, perché l'innovazione in agricoltura è una questione che sempre più ci deve interessare, sempre più ci deve riguardare, è una cosa alla quale dobbiamo sempre più pensare tutti quanti, a qualsiasi livello. Non soltanto perché sarà una delle principali fonti dei finanziamenti, attraverso le quali i finanziamenti dell'Unione Europea arriveranno nei prossimi anni, eccetera. Questo non deve essere questa la motivazione che ci deve spingere a pensare in termini innovativi. La motivazione fondamentale è quella che abbiamo in fondo già detto precedentemente, e cioè io devo sforzarmi di fare un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diverso, che non significa per forza inventare la fusione fredda, assolutamente. Significa cambiare le modalità organizzative con le quali lavoro, significa dedicare più tempo a pensare di poter fare qualcosa insieme a qualcun altro, significa appunto innovazione di prodotto, innovazione di processo, innovazione organizzativa, innovazione nel rapporto che ho con gli altri, un cambiamento rispetto a come mi muovo e a come lavoro insieme agli altri, ovvero l'innovazione è una questione che nasce da una cultura propensa al cambiamento. Ed è quello che vogliamo: noi vogliamo il cambiamento, noi vogliamo poter vendere più prodotto ad un prezzo ragionevole che ci consenta non solo di remunerare i costi della nostra produzione, ma che ci consenta di vivere dignitosamente. Ed è questa la finalità che ci deve muovere. Ed è questo il motivo che ci deve spingere a pensare in termini di innovazione, che, ripeto ancora una volta, non è soltanto trovare un nuovo tipo di oliva condita, non più solo col peperoncino, ma magari con qualche altra cosa, che è ovviamente una cosa importante da fare, ma non c'è solo quello. C'è l'innovazione del modo di lavorare, l'innovazione di processo, e c'è soprattutto la cosa che ritengo sia quella sulla quale ci sia ancora molto da fare, la innovazione di carattere organizzativo gestionale e ancora di più la innovazione di carattere culturale, ovvero il fatto di mettersi in testa che bisogna cambiare. E che quindi si cambia facendo le cose insieme
agli altri oltre a farle per me. Se ricordate, nella slide precedente c'era la parolina co, fare qualche cosa insieme a quelli della DOP siciliana per penetrare il mercato giapponese, dicevamo. Co, fare insieme. E l'innovazione, la parte culturale dell'innovazione è legata al fatto che dobbiamo trovare dei sistemi per fare le cose insieme che garantiscano tutti e che possono essere fatte a vantaggio di tutti, cosa che da noi risulta non sempre semplice, non sempre facile. Il collega sicuramente avrà parlato, adesso ci soffermiamo su un determinato tipo di innovazione che è abbastanza, come dire, attuale. Avrà sicuramente citato il fatto che esistono delle ricerche che hanno portato alla riscoperta di determinate varietà. E questo che cosa significa? Significa che ci sono le potenzialità per affermare un concetto di una rilevanza altrettanto importante, e cioè di avere l'unicità di prodotto e quindi avere un qualcosa che non ha nessun altro. Perché? Perché è una varietà di oliva da mensa che viene coltivata, che verrà coltivata soltanto in una determinata area e che evidentemente in termini economici consentirebbe di svincolarsi dalle dinamiche del mercato di concorrenza perfetta o vicino alla concorrenza perfetta, ma che avvicinerebbe i produttori a, non dico a una condizione di monopolio, ma a una condizione in cui si è detentori di un qualche cosa che non hanno, che altri non hanno. E gli studi che sono stati fatti hanno dimostrato l'esistenza di alcune varietà che desuete, antiche, neglette, dimenticate, che sono state ristudiate e che alcune delle quali presentano degli interessanti aspetti che possono portare anche a una loro valorizzazione in termini di, in termini commerciali. In termini commerciali significa in termini di quantità prodotte e di relative trasformazioni. Niente, ci accingiamo a concludere. Il concetto di autoctono è un concetto chiave, è un concetto che per l'uva da vino sta portando dei risultati strabilianti, straordinari in Puglia. Pensate al Sussumaniello, pensate al Minutolo, sono dei casi di assoluto successo. E fare una cosa simile anche per quanto riguarda il settore, il comparto, scusate, delle olive da mensa, potrebbe essere una delle innovazioni di prodotto che più di altre possono garantire penetrazioni in mercati nuovi, capacità di lavorazioni nuove, di innovare in maniera articolata, sia di prodotto, sia di processo e sia, come dicevo prima, di modalità organizzative e gestionali. E con questa sollecitazione io ho concluso e ringrazio voi per la pazienza che avete avuto nel sentire tutti questi numeri e spero anche nella bella, nell'aver, come dire, recepito il ragionamento che c'è dietro ai numeri, che non sono mai numeri freddi, ma sono spunti di riflessione, e ringrazio ovviamente l'ISMEA che ha messo a disposizione le informazioni utilizzate in questa presentazione. Grazie al professor Vincenzo Fucilli per questa interessantissima e devo dire molto ricca numericamente, ovviamente, relazione sull'importanza appunto economica per la valorizzazione e promozione dell'oliva da tavola. Ricordo che questo è il convegno dal titolo Valorizzazione e promozione dell'oliva da tavola all'interno del PSR Puglia 2014-2020 per la misura 1, sottomisura 1.2 sostegno delle attività dimostrative e azioni di informazione nel piano informativo su biodiversità e malattie emergenti. Nella prima parte di questo convegno abbiamo ascoltato
Due relazioni sulla scelta varietale e la gestione ecosostenibile da parte del professor Giuseppe Ferrara del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di ISPA, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, e quindi l'ultimo intervento invece affidato al professor Vincenzo Fucilli del Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali, sempre dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, che ci illustra appunto l'importanza economica. Grazie a voi per aver seguito questo convegno e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.